Buongiorno, benvenuti alla presentazione del rapporto del Centro Economia Digitale Next Generation Italia Execution sulla sfida dell'implementazione del PNRR. Saluto tutti coloro che ci stanno seguendo dal sito formiche.net, da Repubblica, dal YouTube del CED e sui canali social. Ringrazio naturalmente tutti i presenti e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea per il patrocinio all'evento. Naturalmente ringrazio anche la Lewis Business School per l'ospitalità a Villa Blanc. Il 2022 è un anno cruciale per l'avanzamento del PNRR, per questo sarà importante individuare sicuramente delle soluzioni in grado di segnare un discrimine tra un uso proficuo e lungimirante delle risorse del piano e invece il rischio di fare conti con un'occasione in realtà mancata. Sarà una mattinata molto intensa e saranno con noi molti ospiti, alcuni in presenza, altri collegati da remoto, alcuni sono già qui e li saluto, altri ci raggiungeranno a breve. Ci saranno Federico Dincan, Ascani, Fabio Melilli, Roberta Lombardi, Adelaide Mozzi, Paolo Boccardelli, Francesco Crespi, Andrea Montanino e poi ci sono tutti i rappresentanti dell'industria, Nicola Lanzetta, Danilo Cattaneo, Andrea Falessi, Dario Pagani, Alessandro Pigardi e Corrado Crotti, e si alterneranno tra palco e leggio. Io naturalmente adesso do il benvenuto e lascio la parola a Rosario Cerra, fondatore e presidente del Centro Economia Digitale, per l'introduzione ai lavori. Prego. Grazie Flavia, grazie soprattutto per aver accettato anche quest'anno di moderare il nostro evento e ne siamo molto contenti. Buongiorno e benvenuti, voglio ringraziare innanzitutto chi è in ascolto e sta dedicando parte del proprio tempo ad approfondire queste importanti tematiche. La Commissione Europea, con la rappresentanza in Italia che ha voluto patrocinare questo evento, la Lewis Business School che ci ospita in questa meravigliosa sala di Villa Blanca e tutti gli importanti relatori che hanno accettato il nostro invito. Per ultimo ci tengo molto a ringraziare la comunità del Centro Economia Digitale, che è fatta di grandi realtà economiche, di autorevoli accademie e persone che si impegnano per far crescere con serietà e autorevolezza il nostro Paese. Il 2022, come diceva Flavia, è un anno cruciale per l'avanzamento del PNRR, in cui la messa a terra degli indirizzi di policy diventa il tema principale. L'appuntamento di oggi è l'esito di un percorso che abbiamo iniziato a metà dello scorso anno e che ha portato alla realizzazione del rapporto Next Generation Italia Execution, pubblicato a dicembre, illustrato alla segreteria tecnica per il PNRR presso la Presidenza del Consiglio, ai vari ministeri e ministri di riferimento e scaricabile gratuitamente dalla home page del sito del Centro Economia Digitale. L'obiettivo è stato quello di individuare, attraverso l'esperienza di analisi del Centro Economia Digitale e l'importante e fattiva collaborazione con i suoi soci, Enel, Eni, iCapital, Leonardo, Open Fiber, TIM e Tinexta, proposte di azioni specifiche e concrete da adottare per migliorare l'efficacia generale di attuazione del PNRR nell'ambito degli interventi previsti. Nel rapporto realizzato dal CED, la centralità dell'esecuzione del piano e le priorità da affrontare sono evidenziate con grande chiarezza. Un'analisi ancor più importante nel contesto in cui ci muoviamo, un contesto fortemente in cambiamento e, purtroppo, lasciatemelo dire, non in meglio. Dalle nostre analisi, come illustrerà a seguire il nostro direttore ricerche Crespi, le spinte inflazionistiche rischiano di minare il potenziale del PNRR e ogni ritardo o errore potremmo pagarlo a caro prezzo. Di qui l'urgenza ancor più forte di serrare la fila, focalizzare gli interventi prioritari, tenuto conto del mutato scenario, procedere senza esitazione alla realizzazione dei progetti. Di fronte a questa sfida sarà fondamentale concentrare gli sforzi organizzativi e operativi di tutti, facendo leva su alcuni fondamentali punti di snodo del piano.
il rapporto con il mondo economico, il rapporto della pubblica amministrazione centrale con gli enti locali, il rapporto con l'Europa. L'incontro di oggi è strutturato esattamente secondo questo schema, con la partecipazione degli attori chiave che dovranno interagire su questi assi prioritari. Iniziamo dalle aziende. Sono i soggetti organizzativamente più attrezzati per l'avvio rapido di progetti, anche di grandi dimensioni. Serve un coinvolgimento maggiore delle imprese, anche attraverso un utilizzo più sistematico dello strumento essenziale del partenariato pubblico-privato. Un modo di sviluppare progetti che potrebbe facilitare la realizzazione e ampliare l'impatto degli interventi previsti e rappresentare una via per porre le basi, come nelle economie avanzate, di una più intensa relazione tra attori pubblici e privati nel pieno rispetto del ruolo di ognuno. Proseguiamo con l'organizzazione dell'apparato pubblico. In un contesto in cui sarà fondamentale il ruolo dell'amministrazione centrale e l'assicurare un raccordo continuo ed efficace tra l'esecutivo e il Parlamento per l'adozione dei necessari provvedimenti legislativi, è importante sottolineare come la capacità amministrativa degli enti locali sia molto eterogenea sul territorio e particolarmente debole nel caso dei piccoli comuni. È quindi indispensabile un presidio forte dei rapporti con questa parte della pubblica amministrazione. In caso contrario si rischia seriamente che le risorse non vengano spese, anche volutamente, o che vengano spese male. A questo fine massima attenzione va prestata all'organizzazione di un adeguato supporto alla PA locale e su questo il ruolo delle amministrazioni regionali potrà essere decisivo. Infine, serve continuità e autorevolezza nella gestione dei rapporti con la Commissione europea. Il governo deve essere in grado, di fronte alle difficoltà che quasi inevitabilmente si incontreranno sul cammino, di prospettare soluzioni concrete ai problemi da sviluppare in collaborazione con i partner europei. Un fallimento dell'Italia nell'esecuzione del PNRR sarebbe un gravissimo danno per le prospettive di riforma orientate a una maggiore collaborazione a livello europeo e per le ambizioni dell'Unione nell'ambito della globalizzazione. Occorre trasparenza e serietà nella gestione di questi rapporti, nella consapevolezza e prospettiva che in questo momento i destini dell'Italia e dell'Europa sono più che mai fortemente legati. Grazie per la vostra attenzione e iniziamo subito i lavori. Bene, grazie Rosario per questa introduzione. Inizieremo a parlarne da un punto di vista europeo, lo faremo in compagnia di Adelaide Mozzi, che prego di avvicinarsi all'Egio, team leader affari economici della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Potremmo dire che l'Europa ci osserva, naturalmente, come diceva anche Rosario. Sappiamo bene che le diverse tranche di fondi da parte di Bruxelles sono legate agli obiettivi che il nostro paese, ecco, deve raggiungere alla fine di ogni semestre. Per l'Italia è una scommessa per i prossimi 20 anni e l'auspicio è che il nostro paese sia nelle condizioni di mantenere, ecco, gli impegni presi. Siamo interessati a sapere la sua opinione. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti, un saluto al Presidente Cerra, grazie di questo invito, vi porto il saluto della Commissione europea, in particolare della rappresentanza in Italia che ha sempre avuto un'ottima collaborazione con il Centro Economia Digitale e quindi con grande piacere ha dato il patrocinio per l'evento di oggi. Ora, in 5 minuti veramente di introduzione volevo fare 3 considerazioni, diciamo, principali. La prima, in realtà un grande apprezzamento anche rispetto al titolo del rapporto e poi dell'evento che è Next Generation Italia, nel senso che adesso siamo tutti abituati a chiamare il piano, ovviamente, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È molto utile ricordarci qual è un po' l'origine di questo piano, quindi questo strumento del Next Generation EU, insomma, che a prezzi correnti sono più di 800 miliardi e che deriva da uno sforzo europeo molto importante che non era per nulla scontato
quando è stato introdotto. Uno strumento che appunto è finanziato tramite titoli di debito comune che stanno andando molto bene sui mercati, e questo è anche un segno di fiducia da parte dei mercati finanziari in questo progetto di integrazione europea, e con una forte logica redistributiva, motivo per il quale l'Italia insomma è il maggiore beneficiario attualmente in termini assoluti di questo strumento. E il nome è importante perché in sé racchiude un po' la logica, che è quella non di tornare alla situazione che c'era prima della pandemia, ma quella effettivamente di trasformare il nostro sistema economico e sociale, affrontando le grandi sfide che stiamo vivendo, inclusa quella della transizione verde e della transizione digitale, che ovviamente è particolarmente rilevante per il tema di oggi. Seconda considerazione dal punto di vista della programmazione e un po' della sfida che abbiamo davanti. Oggi il focus è ovviamente sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Quello che ci tenevo a fare è ricordare che siamo in un contesto dove c'è una grande e ampia disponibilità di risorse, anche dal punto di vista nazionale. Ricordiamoci, sono state sospese le regole del patto di stabilità e crescita, quindi ci sono dei margini di manovra, insomma, che sicuramente non c'erano in passato. E siamo all'inizio del nuovo periodo di programmazione del bilancio europeo, quindi il quadro finanziario pluriennale 21-27. Per cui c'è il PNRR, che sarà lo strumento principale per la crescita nei prossimi anni, ma da non dimenticarsi che questo sforzo di programmazione riguarda anche le risorse aggiuntive a livello nazionale e a livello europeo. Quindi in effetti è una sfida doppia, in cui bisognerà trovare delle modalità di complementarietà e di sinergia anche con altri fondi europei. Solamente a livello di politica di coesione, per l'Italia nel prossimo quadro di finanza pluriennale ci sono più di 75 miliardi tra i fondi europei e il cofinanziamento nazionale, una buona parte per la transizione digitale, quindi si tratta effettivamente di mettere a sistema tutti questi strumenti per cercare di sfruttarli al meglio. E per il Next Generation, appunto, diciamo una buona parte del successo di questo strumento passa sicuramente dall'Italia, per cui il 2022 è stato ricordato un anno fondamentale per l'implementazione, lo sarà anche a livello europeo perché è l'anno in cui si discute della governance economica europea, di come riformare il patto di stabilità e crescita. Spesso ci si chiede ma quale sarà il futuro di Next Generation a livello europeo. Ecco, la risposta è che molto dipenderà da come effettivamente viene implementato, quindi convincendo anche chi era un po' più scettico nell'introduzione di questo strumento all'inizio. Terza e ultima considerazione riguarda un po' il tema di oggi, che è quello dell'implementazione più concreta, ed è sicuramente una questione di metodo, nel senso che la grande novità del PNRR, e che lo distingue da tutti gli altri strumenti europei, è che è fortemente ancorato al raggiungimento di obiettivi molto concreti definiti nel piano, quello che in gergo chiamiamo milestone e target, e che però rappresentano anche un po' una rivoluzione culturale dal punto di vista della programmazione e dell'implementazione. Siamo sicuramente in un contesto economico complicato, nel senso che la crescita ha subito, diciamo, un rallentamento nell'ultimo quadrimestre. Ci sono sicuramente delle pressioni inflazionistiche più alte e più durature di quelle che ci si aspettava negli scorsi mesi, e il contesto geopolitico è sicuramente molto, molto complesso. Questo però rende un'implementazione efficace del piano ancora più importante, perché questo è un piano non solo di investimenti importantissimi, ma anche di riforme, ed è questa la grande novità che sarà fondamentale per il percorso di crescita dell'Italia e dell'Europa nel medio termine, che è l'orizzonte a cui guardiamo. Sicuramente con tanti temi complessi dal punto di vista dell'implementazione, di capacità amministrativa, di rapporto tra le amministrazioni centrali e regionali, che però andranno affrontate nei prossimi mesi. Ecco, la digitalizzazione avrà un ruolo fondamentale, sia da un punto di vista delle riforme, basti pensare insomma alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e a tutti gli investimenti poi che sono previsti all'interno del piano. L'Europa, diciamo, aveva dato come soglia quella di almeno il 20% di risorse dedicate al tema del digitale. Nel piano italiano siamo oltre al 25%, quindi sicuramente una soglia che è stata ampiamente rispettata e superata. Sarà veramente fondamentale implementare queste azioni anche per affrontare, insomma, i temi della bassa crescita della produttività, che è una delle grandi sfide dell'economia italiana, in questo il digitale ha un ruolo fondamentale, e per rendere la crescita sostenibile
anche in virtù, insomma, di affrontare il tema debito PIL, che nei prossimi anni sarà sicuramente fondamentale. Quindi chiudo semplicemente dicendo che il PNRR, anche dal punto di vista europeo, è sicuramente un tassello fondamentale per i prossimi anni. È uno sforzo che riguarda tutti, settore pubblico e settore privato, quindi come Commissione guardiamo a grande interesse al rapporto per quanto riguarda appunto miglioramenti che si possono avere dal punto di vista dell'implementazione e a come far funzionare tutti gli attori coinvolti a sistema, perché sarà una sfida che insomma si può vincere solamente effettivamente lavorando tutti assieme. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro. Grazie a Adelaide Mozzi, che ci ha ricordato che abbiamo una bella responsabilità. Adesso è il momento di Paolo Boccardelli, direttore della Lewis Business School, membro del comitato scientifico del CED. E infrastrutture e capitale umano sono due nodi nevralgici per una implementazione efficace del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sarà sicuramente interessante sapere la sua opinione su come si sta muovendo il sistema paese. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e benvenuti alla Lewis Business School. Grazie a Flavia innanzitutto, perché ormai è un ospite fisso da noi, nel senso che viene qui. Siamo gradito. Molto gradito, assolutamente. E ovviamente molte grazie a Rosario Cerra e al Centro Economia Digitale, perché al di là della mia personale partecipazione al Comitato Scientifico, noi siamo membri del centro come istituzione, quindi grazie per aver coinvolto noi insieme alle altre università in questo progetto. Poi ci sarà anche il collega che illustrerà meglio il rapporto. Io voglio focalizzare alcuni punti, perché l'intervento della relatrice che mi ha preceduto, che ha sollevato alcuni temi secondo me molto significativi, nel senso ha evidenziato il perché stiamo facendo tante cose, il perché abbiamo colto questa, o meglio abbiamo trasformato questa minaccia della grande crisi della pandemia in una opportunità di riformare un paese all'interno di un sistema che è quello dell'Unione Europea, e di proiettarlo nella società del futuro, nella società globale del futuro, nella società dell'intelligenza artificiale, nella società nella nuova economia. Un dato è che, tirato fuori dal World Economic Forum l'anno scorso, è che il 70% del valore economico aggiunto nei prossimi 5 anni sarà su piattaforme digitali. Questo è un dato. Ma che la transizione digitale fosse qualcosa che stava avvenendo non è che lo abbiamo scoperto ora. Abbiamo semplicemente colto questa opportunità di trasformare il paese e di portarlo ad una crescita, a tassi di crescita strutturalmente superiori allo zero punto. Non lo dico io, lo ha detto il presidente Bonomi di Confindustria, lo ha detto il presidente del Consiglio Draghi a più riprese. Trasformare il nostro paese in una società senza quelle profonde disuguaglianze tra giovani e meno giovani, tra nord e sud, tra donne e uomini. Questo è quello che sta avvenendo, e la rivoluzione digitale insieme alla transizione ecologica è un pilastro di quello che sta avvenendo, ma non perché abbiamo scelto, perché è il mondo che sta andando in quella direzione. Il mondo sta andando in quella direzione, ma già da una decina d'anni avevamo con chiarezza la chiara evidenza che il vortice della transizione digitale stava travolgendo tutti i settori. Prima quello delle tecnologie, quello dei media, quello delle telecomunicazioni, quello del retail, quello dei servizi finanziari. È uscito oggi sul Sole 24 Ore un dato che, sommando le chiusure di filiali delle banche che hanno presentato i loro piani industriali quest'anno, in questa sessione ci sono, mi pare, più di 5.000 filiali che chiudono. Ma non chiudono perché sono brutti e cattivi, chiudono semplicemente perché le persone non ci vanno. Non ci vanno perché io onestamente non ricordo l'ultima volta che sono andato a uno sportello bancario, e sono contento di non esserci andato. Allora, il vero punto è che questo stava avvenendo. Le infrastrutture fondamentali, mi fermo poco su questo perché ci sono autorevolissimi colleghi che dopo di me toccheranno il tema. Il piano ha Italia 1 Giga e il piano 5G erano piani pronti,
Bisognava solo mettere la pianificazione temporale, accorciarla. Di fatto questo è quello che è avvenuto, grazie agli operatori, all'Agicom, al governo, che hanno fatto questa grande accelerazione. Senza infrastrutture questo Paese non può entrare nell'era dell'intelligenza artificiale e della società dei gigabyte. Non può. Le infrastrutture non sono un nice to have, è un must to have. E attenzione, sottolineo, che non è un tema che sai, lo facciamo adesso e abbiamo risolto per sempre. L'investimento sarà comunque importante, ora e in futuro, sempre, perché le infrastrutture non sono solo i cavi, la fibra, le antenne, le infrastrutture è anche quello che c'è sopra e quindi tutto l'investimento anche in materiale che gli operatori che si occupano di connettività e di accesso e di servizi ad esso connessi dovranno fare con un importante investimenti in CAPEX, non voglio rubare il lavoro di Falessi e Picardi che lo faranno senz'altro meglio di me, un importante investimento in questi prossimi anni e negli anni che verranno in futuro. Ma le infrastrutture non bastano, perché per essere la società dell'intelligenza artificiale servono i servizi, servono le competenze. Sui servizi è l'unione dello sforzo degli operatori privati e della pubblica amministrazione. L'ammodernamento della pubblica amministrazione è anche qui. Il polo strategico nazionale è ad esempio un progetto che attiva necessariamente una modernizzazione della pubblica amministrazione, una parte se non altro, e rende possibile il passaggio a dei servizi digitali. Questi servizi sono fondamentali. Fino a poco tempo fa gran parte dei servizi pubblici non potevano essere realizzati facilmente dai cittadini in digitale. Oggi ci aspetta, abbiamo di fronte la possibilità di accelerare su questa dimensione. Anche perché, guardate che senza servizi le infrastrutture non servono. Se noi non abbiamo l'automobile, l'autostrada non ci serve, non ci camminiamo a piedi. Se non abbiamo i servizi, non ci serve nemmeno l'infrastruttura digitale. I servizi stanno arrivando, servizi, contenuti, quello che volete. La terza dimensione, il capitale umano, che è la vera emergenza del Paese. Il vero piano Marshall va fatto sul capitale umano. Il famoso indice DESI, nominato da tutti, lo sottolineo solo quest'anno, ci ha premiato dal 25esimo posto su 27, siamo saliti al 20esimo, soprattutto per le infrastrutture e in parte direi per i servizi, ma siamo comunque al quart'ultimo posto sulle competenze digitali e precediamo solamente la Polonia di un punto, quindi una incollatura, e Romania e Bulgaria, che sono molto indietro. Il resto dei paesi hanno competenze digitali nettamente superiori a noi. Noi siamo a un punteggio di 22 su 100, i paesi scandinavi sono intorno a 50. Quindi è un'emergenza. Le competenze digitali non sono solo l'utilizzo di internet, e su questo esiste anche un problema serio in Italia, e ci sono profonde diversità, perché non è solo un tema di valore assoluto, è un tema di disuguaglianza tra nord e sud, tra giovani e meno giovani. C'è un gap impressionante tra i giovani e meno giovani e tra persone che hanno un certo titolo di studio e persone che non ce l'hanno. Quindi è un problema molto serio, la vera emergenza del Paese, anche perché la trasformazione digitale che sta avvenendo ha bisogno di persone consapevoli e competenti. Persone consapevoli e competenti sia come cittadini che come lavoratori. Oggi, se noi diciamo che i servizi finanziari, i servizi sanitari, i servizi scolastici, i servizi pubblici, le attività produttive saranno sconvolte dalla transizione digitale, i lavoratori, i professionisti di questo sistema economico e sociale dovranno avere le competenze per farlo, altrimenti avremo o un fattore inerziale, cioè un ostacolo al cambiamento, che è un problema per le aziende e le istituzioni, oppure avremo una grande emergenza sociale, o tutte e due. Cosa facciamo con lavoratori a cui non abbiamo dato le competenze digitali? Allora, chiudo su questo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dice qualcosa sulla formazione e sulla ricerca. Ci sono molte iniziative in Italia sulla formazione istituzionale e non istituzionale, ma non è abbastanza.
occorre accelerare in maniera profonda sulla formazione delle competenze digitali. E non è solamente un fare formazione normale, è acquisire un modello di società e una cultura di vita e di professione all'interno del nostro paese che sia fondamentalmente quella digitale, che è una cosa completamente diversa. Pensare a organizzazioni che decidono, che prendono decisioni, che hanno piattaforme di lavoro collaborativo fondamentalmente basate sul digitale, sull'intelligenza artificiale e sui dati, e che allo stesso tempo hanno le competenze per assicurare la protezione dei dati e delle loro piattaforme, quindi la cyber security, è una grande rivoluzione culturale e professionale che dobbiamo assicurare al nostro Paese insieme alle riforme che sono state varate. Grazie, buona giornata, buon lavoro a tutti e complimenti al CED. Grazie Paolo Boccardelli per il suo intervento. Ora è il momento di Francesco Crespi, direttore ricerca del CED, che ci illustrerà le analisi del Centro Ricerca Centro Economia Digitale. Grazie. Buongiorno a tutti. Come anticipato dal Presidente Cerra, il mio intervento ha l'obiettivo di illustrare le analisi del Centro Economia Digitale e inserire il tema dell'execution del PNR nello scenario economico che si sta delineando in questo momento. Il tema nuovo, che impone una riflessione anche sul PNR, è l'impennata dell'inflazione, tra l'altro confermata nei dati usciti proprio ieri. Un fenomeno che nei paesi avanzati e soprattutto in Europa non destava preoccupazione da qualche decennio, ma che torna prepotentemente alla ribalta. Bisogna però fare attenzione e distinguere bene. La dinamica attuale dei prezzi è influenzata da una componente congiunturale, legata prevalentemente agli eccezionali rialzi dei prezzi nel comparto energia, e da una componente strutturale, connessa alle strozzature lungo le catene globali della produzione. È stata la globalizzazione insieme alla la diffusione delle ICT a garantire negli ultimi decenni la stabilità dei prezzi in un contesto di elevata crescita economica mondiale, ed è la stessa globalizzazione e la cresciuta interdipendenza delle economie a generare le tensioni sui prezzi che oggi osserviamo. Il dibattito pubblico si sta concentrando sull'elemento congiunturale, anche in considerazione degli importanti riflessi delle crescenti tensioni geopolitiche sul problema della sicurezza energetica. Non dobbiamo tuttavia dimenticare la componente strutturale, che può rappresentare il pericolo maggiore e per le potenzialità di crescita del prossimo decennio. Il rialzo dell'inflazione è come una spia che si accende, ma problemi connessi alle forniture erano già emersi all'inizio della pandemia e subito dopo la ripresa delle attività economiche. Problemi che sembrano essere diventati strutturali e che denotano anche cambiamenti in atto nell'evoluzione dell'economia cinese come fabbrica del mondo, soprattutto nei prodotti a più alto impatto ambientale e a minore valore aggiunto. In questa situazione è molto pericoloso procedere senza tenere conto dei segnali. Di qui l'esigenza urgente di riprendere il controllo delle catene di produzione, in particolare di quelle strategiche, per ridurre le dipendenze strutturali sia in termini tecnologici sia produttivi. Il dibattito lanciato all'inizio dell'anno scorso dal Centro Economia Digitale, proprio sulla sovranità tecnologica, economica e sull'autonomia strategica, è quindi quanto mai attuale. Come abbiamo evidenziato, questi non sono concetti astratti e fini a se stessi, ma temi con fortissime implicazioni economiche per tutti, cittadini e imprese, a partire proprio dalle dinamiche dell'inflazione e della crescita. L'Italia entra in questa nuova fase in una posizione di vulnerabilità, per una forte dipendenza energetica nell'approvvigionamento di materie prime, ma soprattutto per l'assoluto bisogno del Paese di realizzare una crescita economica robusta. Questa dovrà essere in grado di garantire maggiore occupazione, la coesione sociale e soprattutto la sostenibilità dell'enorme debito pubblico accumulato,
Un aspetto, quest'ultimo, particolarmente delicato nell'attuale prospettiva di un rialzo dei tassi di interesse e di un possibile ritorno delle tensioni sui debiti sovrani. In questo scenario, come Centro Economia Digitale, sottolineiamo tre aspetti. Il primo rappresenta un punto di forza. La manifattura continua infatti a svolgere un ruolo cruciale nell'economia del nostro Paese. L'Italia è ancora la seconda manifattura europea, dietro la Germania, ma ancora avanti alla Francia. Un potenziale che nell'attuale contesto rappresenta un asset strategico e una possibile chiave di rilancio per tutto il sistema produttivo. Il secondo riguarda il tasso di occupazione. L'Italia è al penultimo posto in Europa, davanti solo alla Grecia. Questo significa che dovremmo occupare circa 6,5 milioni di lavoratori in più per avere la stessa percentuale di occupati della Germania. Un dato preoccupante, che però segnala la presenza nel Paese di un grande bacino potenziale di forza lavoro da includere nell'economia reale e su cui occorre investire, proprio come diceva prima Paolo Boccardelli. Questo fattore può ridurre l'impatto inflazionistico legato agli incrementi della domanda, a patto che si sviluppino interventi rapidi e incisivi per adeguare le competenze dei lavoratori alle effettive esigenze del mondo produttivo, che sempre più rileva carenze nell'offerta di profili professionali necessari. Infine, la dinamica della produttività. Secondo i dati OCSE, nell'intero periodo pre-pandemia che va dal 2000 al 2019, l'Italia ha registrato un incremento complessivo del prodotto per ora lavorata pari all'1,7%, contro una media europea del 23,1%. Un dato allarmante, risultato prevalentemente della carenza strutturale di investimenti in ricerca e innovazione. È bene qui sottolineare che le spinte future alla crescita dei salari potranno essere assorbite dal sistema senza innescare spirali inflazionistiche solo se la dinamica della produttività sarà sostenuta. E quindi l'imperativo della produttività diventa quindi ancor più rilevante nell'attuale contesto. Anche in questo caso gli spazi per migliorare la performance italiana sono molto ampi. Bisognerà però puntare con decisione sul ruolo trasformativo del PNRR piuttosto che sulla sua capacità di sostenere nel breve periodo il livello di attività economica. L'obiettivo deve essere la trasformazione della struttura produttiva del Paese, partendo dall'industria, dall'upgrade delle filiere produttive e degli investimenti in nuove tecnologie. Un processo capace di attivare anche lo sviluppo di servizi avanzati, settore in cui il Paese può puntare sulla presenza di grandi aziende operanti sul mercato. L'implementazione del PNRR dovrà fare particolare attenzione a realizzare questo obiettivo e, se sarà opportuno, non bisognerà esitare a ricalibrare gli investimenti previsti nel piano. Primo, per evitare interventi che possano innescare ulteriori spinte inflattive. Secondo, per focalizzare gli sforzi sulle azioni in grado di generare più significativi impatti di lungo periodo sulla crescita del Paese. È evidente che lo scenario sta cambiando rapidamente ed emerge ancor più l'urgenza di intervenire su questi nodi strutturali che hanno impedito l'espansione dell'economia italiana negli ultimi decenni. Rispetto a questo, sarebbe un bene che le mutate condizioni esterne possano fornire un'ulteriore spinta a un'efficace execution del piano e al suo inserimento in una più complessiva strategia per la crescita che traguardi il prossimo decennio. Con questo auspicio concludo e vi ringrazio. Grazie professor Crispi, che tra l'altro ci ha ricordato dei problemi del nostro sistema paese da rivedere appunto le catene di produzione, come abbiamo visto con il Covid, elemento davvero debole del nostro paese, l'approvvigionamento energetico, la dipendenza dall'estero, tema mai quanto mai attuale in questo momento, e il tasso di disoccupazione del capitale umano, che comunque sono degli elementi centrali. Bene, grazie professor Crispi. Io invito invece a raggiungermi sul palco per la seconda parte della mattinata i soci del Centro Economia Digitale e rappresentanti dell'industria, quindi Danilo Cattaneo, amministratore delegato di InfoCert Tinextra, benvenuto, Corrado Crotti, eccoci,
New Business Development and Country Support di Leonardo, benvenuto. Andrea Falessi, direttore relazioni esterne di Open Fiber, benvenuto. Dario Pagani, Head of Digital Information Technology di Eni, benvenuto. Bene, e ci sono naturalmente da remoto e stanno per arrivare con noi anche Alessandro Picardi e Nicola Lanzetta, che quando vedrò in video naturalmente saluterò. E se siete d'accordo, siamo anche in attesa del ministro D'Incà, ma insomma diciamo che iniziamo tra noi la nostra chiacchierata e poi quando arriva il ministro interrompiamo e magari lo facciamo parlare. Danilo Cattaneo, bene. E le tre direttrici del PNRR, transizione digitale, transizione ecologica e mezzogiorno, quella di accompagnare la PA e la società nella transizione digitale è sicuramente in linea con il ruolo di InfoCert. Come vede lo stato di avanzamento del percorso e quale strada dovrebbe intraprendere il Paese per perseguire con successo gli obiettivi strategici del PNRR? Se ci sono anche delle esperienze di successo in questi ambiti. Mi levo anche una mascherina perché è difficile parlare con bendati. E sicuramente la transizione digitale è un qualcosa che vede l'Italia con alcune storie di successo, ma come ha detto in modo purtroppo molto chiaro Boccardelli, molto indietro su altri temi importanti. Tra questo, ovviamente la tecnologia di base è disponibile in Italia come in altri paesi. Le normative ormai sono sempre più europee, quindi anche lì non c'è un gap. C'è molto gap sia sulla cultura digitale, ma in generale sulla cultura dell'innovazione. L'Italia ha avuto alcuni momenti molto importanti che l'hanno vista leader in Europa, ne posso citare tre, l'ultimo è molto recente, in cui sulla trasformazione digitale per obbligo normativo ha fatto degli scatti avanti. Nei primi anni 2000 si è diffusa la firma digitale, con alcuni casi che sono stati di successo in Europa, dalla firma dei bilanci che sono diventati telematici di tutte le aziende, quando in Germania ancora per avere una copia di un bilancio ci vogliono 2 settimane. Negli anni 2012-2014 c'è stata l'obbligatorietà per tutte le imprese di avere una posta elettronica certificata. È stato un caso di successo in Europa, perché prima diffusa per obbligo normativo, ma nel momento in cui tutte le imprese avevano una posta elettronica, e ovviamente anche tutte le pubbliche amministrazioni, tutti i professionisti, ci sono stati casi di successo come il processo civile telematico, come i concorsi, gli appalti pubblici, i contratti che sono stati sulla PEC, e vi cito solo qualche numero, ci sono oltre 2 miliardi di messaggi PEC ogni anno, significa molti milioni ogni giorno, e questi hanno tanti impatti positivi. È un'infrastruttura, quindi man mano che ci si appoggiano poi processi reali si ottiene il valore che si può ottenere, ma in termini di minore mobilità frizionale ci sono tutti gli spostamenti dei cittadini o dei lavoratori dal proprio domicilio fiscale alle poste, perché l'alternativa della PEC che cos'è? È una raccomandata, è una posta a valore legale, tutti gli spostamenti dei portalettere, tutto il tempo che questo comporta in termini di maggiori ritardi nel comunicare, a non parlare dell'abbattimento di CO2, parliamo di 1,5 milioni di tonnellate all'anno, in termini di carta conservata, perché poi tutta questa carta va conservata, parliamo di 235 campi di calcio ogni anno. Questo vi dà qualche numero, oltre a miliardi di euro di risparmi, perché se parliamo di miliardi di messaggi potete immaginare il saving. L'ultima trasformazione digitale spinta dagli ultimi governi è stata l'adozione dell'identità digitale. Era partita molto in sordina 6 anni fa. Dal marzo 2020, ovviamente con la pandemia, all'ultimo anno siamo passati da 5 a 28 milioni di identità digitali distribuite. Questo che significa? Significa un italiano su due, e la maggior parte degli italiani tra i 18 e i 60 anni, ma soprattutto significa che l'Italia è leader in Europa per numero, molto indietro rispetto ai paesi scandinavi o all'Estonia o al Lussemburgo in valore percentuale, ma 30 milioni di cittadini con l'identità digitale significa che si possono realizzare tanti processi di dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini, tra aziende e suoi clienti, in modalità economica rapida, con una governance e una trasparenza impossibile con metodi tradizionali, e con la rapidità. Una nuova azienda che vuole offrire un servizio ha a disposizione una pletora di 30 milioni di cittadini. Ecco, su questo la pubblica amministrazione ha fatto tanto, ma sono d'accordo, assolutamente deve fare tanto soprattutto sulla cultura. Un esempio,
ancora ci sta tantissima gente che ha il costo della burocrazia, tantissime imprese hanno il costo della burocrazia in termini proprio di difficoltà e tempi persi per la burocrazia ogni anno. Un caso di successo lo posso citare perché è del 2021. Agenzia delle Entrate e Riscossione, forse è una delle pubbliche amministrazioni più complicate, in alcuni casi più odiate. Il precedente nome Equitalia la rendeva tristemente famosa come uno dei punti elettorali di tutte le forze politiche, la cancellazione di Equitalia. In realtà gli hanno cambiato nome perché fanno un lavoro difficile ma importante, che è quello della riscossione. Da settembre 2021 offre in tutta Italia, in tutte le province d'Italia, uno sportello telematico della pubblica amministrazione. Cos'è? È lo stesso esempio citato del web banking. Posso offrire tutti o quasi tutti i servizi remotamente a un'azienda o a un cittadino. Questo sia ai cittadini che già hanno un'identità digitale, che sia una carta d'identità elettronica o un'identità digitale SPID, ma anche ai cittadini che non ce l'hanno, perché hanno l'opportunità di dare un'identità con dei metodi certificati a questi cittadini, dargli una firma digitale. Quindi un cittadino può non solo in modo autenticato conoscere la propria situazione, ma può transare, può sottoscrivere una rateizzazione. Ecco, se questo si può fare per questa agenzia che ha un lavoro davvero difficile di interazione con i cittadini, ovviamente si può fare per tutte le pubbliche amministrazioni. Ci sono altre agenzie, soprattutto a livello di governo centrale, che lo stanno facendo. Quando anche questo sarà nel governo locale, nelle mille necessità di un'azienda di interagire con la pubblica amministrazione, si farà un ulteriore passo avanti nella sburocratizzazione, che è uno dei limiti dell'Italia, o perlomeno è uno degli aspetti in cui l'Italia è molto indietro. Di nuovo, non è un problema tecnologico, in Italia hanno tutti mobile device di ultima generazione, la tecnologia è disponibile, è un problema solo culturale, ma da dopo il Covid stiamo vedendo molti di questi, per necessità, trasferimenti al digitale, al remoto, di interazioni, progredire, e siamo sicuri che non si tornerà più indietro. Beh, cioè, grazie, perché ci ha comunque dato delle esperienze sicuramente positive, però il fatto che manchi la cultura è un fattore che non si cambia sicuramente in pochi anni, quindi è un fattore significativo. Bene, credo che sia in collegamento con noi, eccolo, il Ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà. Stiamo parlando di PNRR, della sua implementazione, di tutte le difficoltà che sta vivendo il nostro Paese, anche gli stimoli positivi per la sua implementazione e per avere successo. Abbiamo detto che l'Europa ci sta in fondo guardando. Prego, a lei la parola, Ministro. Beh, intanto io vi ringrazio di questa possibilità di intervento in questo convegno e mi scuso per non essere presente fisicamente, ma a mezzogiorno ho chiesto anche appunto di parlare leggermente prima, perché abbiamo una delle difficoltà che è presente in questo momento. Tra l'altro appunto vi sarà un'informativa del Ministro Di Maio sulla situazione tra Ucraina e Russia, che coinvolge chiaramente il nostro Paese in termini di importazioni di energia attraverso appunto il gas che voi conoscete, e poi chiaramente la situazione di difficoltà a livello internazionale. È uno dei temi, anche questo, come appunto fortunatamente una luce vera finalmente in fondo al tunnel di questa pandemia che ci ha colpito. Una pandemia, come sapete, ha fatto più di 150.000 morti nel nostro Paese, che abbiamo risposto con grande coraggio attraverso una grande unità di intenti, una grande forza della nostra comunità, nel senso appunto del Paese stesso, che ha permesso in qualche modo di affrontare, partendo in situazioni di svantaggio, e in questo momento insomma avere forse finalmente insomma la possibilità di superare questa pandemia. E chiaramente nelle situazioni di crisi come quella vissuta, tra l'altro insomma in questi giorni rincorrono proprio i 2 anni dai primi casi di coronavirus accertati nel nostro Paese, vi sono anche delle aperture, delle possibilità, delle opportunità. Il nostro Paese in questo momento sta cogliendo la più grande opportunità, e possiamo dirla insomma dagli anni 70 in poi, che è questo importantissimo fondo, questo importantissimo piano nazionale, che è appunto il PNRR, che ci dà la possibilità di pensare al rilancio del nostro Paese. È un rilancio che passa attraverso 2 vie, immagino l'avrete detto insomma con tutte le persone che finora hanno parlato, e chi verrà dopo di me ancora aggiungerà altre informazioni. È un piano che si divide in 2 parti, una prima parte chiaramente è economica, di investimenti che possono essere fatti attraverso i 191 miliardi di euro che ormai conoscete, i 13 del React-EU, il fondone messo a disposizione ulteriormente con 30 miliardi all'interno, in gran parte dedicati alle infrastrutture del nostro Paese. Quindi abbiamo una somma
sommatoria di oltre 230 miliardi di euro da qui al 2026. Un paese come il nostro, che normalmente fa difficoltà a spendere, come voi sapete, le risorse che normalmente vengono messe a disposizione, quindi abbiamo chiaramente una difficoltà di spesa, ma queste risorse non vengono date se non attraverso, insomma, degli obiettivi predefiniti, ormai li conoscete, sono più di 520 obiettivi, che equivalgono degli interventi normativi e di riforme vere e proprie del nostro paese che attendevamo da decenni e che adesso siamo, per certi versi, non voglio utilizzare la parola costretti, ma insomma finalmente costretti, allora potremmo dire, a mettere in pratica e ad attuare. Sono riforme che voi avete conosciuto, che avete visto, insomma, nel corso del tempo, e come sapete, insomma, in gran parte passano per atti normativi che sono dati, appunto, come passaggio in conversione con legge deriga attraverso il Parlamento. Soltanto 20 quest'anno avranno il passaggio in Parlamento. A me tocca il compito, l'onere e l'onore di collegare, fare la cinghia di trasmissione, come voi sapete, insomma, tra l'attività del governo e l'attività del Parlamento, e in questo momento, come appunto fatto negli ultimi due anni, il compito è stato veramente arduo. Vi do un dato che mi tengo, insomma, a metterlo in evidenza. Sappiate che noi abbiamo portato in Parlamento 60 decreti legge. Su tutto quello negli ultimi due anni, su tutto quello che è stato non PNRR, tutto quello che è stato pandemia, risorse economiche destinate alle attività del nostro paese, e quindi 60 decreti legge. Poi vi è stata tutta la parte riguardante il PNRR. Sono dati che, secondo me, guardate, pensando che abbiamo dato più di 170 miliardi per la ripresa economica del nostro paese in mezzo alla pandemia, oltre a quelli che destineremo, i 230, sono dati che forse non si conoscono, ma che danno, insomma, l'indicazione della quantità di lavoro che in questo momento, grazie all'attività di tutti i gruppi politici, grazie all'attività del Presidente di Camera, del Senato, del Presidente delle Commissioni, dei capigruppo d'Aula, dei capigruppo delle commissioni, di tutti i parlamentari, compresi quelli dell'opposizione, si sta cercando di portare avanti. Poi chiaramente il mio ringraziamento va al Presidente Conte, al Presidente Draghi, a tutti quanti i colleghi ministri che si sono interfacciati sul PNRR negli ultimi due anni. Detto questo, è assolutamente sfidante per il nostro Paese. Come sapete, da una parte siamo riusciti, insomma, già a concludere alcuni passi molto importanti, come le due riforme, il processo civile e il penale, cui quest'anno, diciamo, sarà dedicato il tempo per portare i decreti legislativi con i pareri di Camera e Senato. Ecco perché addirittura, quando poi vengono approvate, ormai conoscete le leggi, ci vogliono la parte attuativa, ci vogliono i decreti legislativi nel caso in cui vi siano leggi deleghe, e quindi è un passaggio cospicuo che fa parte, insomma, dei nostri pilastri democratici del nostro Paese, che permette di mettere in lavoro insieme Parlamento, Governo, Ministeri, la parte funzionaria e la parte pubblica. Detto questo, avremo sicuramente un anno che già oggi, insomma, abbiamo delle scadenze prefissate entro il 30 di giugno, che ce lo diciamo, abbiamo la delega per gli appalti, quindi la riforma degli appalti, abbiamo la riforma della concorrenza, la riforma degli ITS, abbiamo una serie di procedimenti e atti normativi che devono svolgersi, compresa anche la riforma del fisco, e che assolutamente saranno importanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Scadenze che sono brevissime e su cui dovremo assolutamente fare squadra paese, con tutte le attività e tutte le intelligenze e le conoscenze che possiamo portare. Detto questo, io sono particolarmente anche soddisfatto. Abbiamo già, voi sapete che noi dobbiamo riferire come governo due volte in Parlamento. Una volta l'abbiamo già fatto a partire dall'anno scorso, perché era il primo semestre, attraverso, appunto, una prima relazione portata alle Camere, in modo da poter rendicontare e dare indicazioni del lavoro fatto per quanto riguarda il PNRR come governo. In questo momento sappiate che vi sono le audizioni dei miei colleghi ministri, che vanno ad indicare tutto il lavoro svolto fino ad oggi, con un ciclo di audizione Camera-Senato molto molto intenso, e che voi avrete sicuramente visto nelle note che escono dalla Camera e dal Senato. Oltre a questo, abbiamo degli strumenti di controllo che si sono costruiti nel corso del tempo, che io credo siano importanti, a partire, appunto, dal collegamento
esterno al governo e al Parlamento, un tavolo di partenariato che viene appunto fatto con le parti sociali, con le regioni, con i comuni, anche per permettere di avere una fortissima aggregazione. E vi do un'indicazione anche in più: non so quanti di voi abbiano collegamenti con assessori, consiglieri comunali, sindaci anche dei piccoli paesi. Guardate che in questo momento vi è un fermento di idee, di volontà di poter partecipare ai bandi, una forza propulsiva nel nostro paese che forse non viene colta. Io che in qualche maniera cerco di avere un orecchio, probabilmente avrò tre orecchie forse, uno in Parlamento, uno per il governo e uno anche sul territorio. Ed ascolto, o altrimenti tutti mi servono per poter ascoltare il territorio, e vedo questa fortissima volontà del nostro paese di poter cambiare di passo, di riuscire a far sì che possiamo dimostrare da quel 2026 di raggiungere gli obiettivi prefissati e di vedere sul lungo periodo quello che dobbiamo compiere, cioè un continuo miglioramento a livello europeo, dando dimostrazione come paese di saper, diciamo, essere esempio, perché siamo il paese che riceve le maggiori risorse economiche, abbiamo anche il dovere di poter dimostrare che non siamo l'Italia che ha sofferto spesso e volentieri la mancanza del centrare gli obiettivi indicati, ma dobbiamo essere l'Italia in questo momento che centra gli obiettivi, capace di poter dimostrare al mondo intero, oltre alla nostra genialità, anche la capacità di essere genialità con i tempi adeguati o di un controllo. Sapete anche che in questo momento vi sono strutture incardinate, in particolare alla Ragioneria Generale dello Stato, che presidiano tutte quante le fasi dell'attuazione, ed è con dei rendiconti, dei controlli che vengono gestiti, diciamo, attraverso le interlocuzioni continue con la Commissione Europea. E appunto, come detto prima, c'è un sito che chiaramente voi già conoscerete, italiadomani.gov.it, che è il sito all'interno del quale sono indicati tutti quanti i bandi e tutto il lavoro che viene portato avanti in questi lunghi lunghi mesi. Un'altra, diciamo, attività appunto di coordinamento importante, lo sapete, la cabina di regia presso Palazzo Chigi, che è la cabina di regia che in qualche modo ci permette di poter intervenire anche garantendo da una parte i tempi e dall'altra parte anche fino ad arrivare, insomma, all'esercizio sostitutivo con questi poteri che ci vengono dati per poter intervenire quando gli obiettivi non vengono raggiunti dagli enti intermedi. Insomma, questa è un po' la situazione attuale. Ripeto ancora una volta che abbiamo oltre 100 obiettivi quest'anno, di cui 45 sono entro giugno, e abbiamo obiettivi che riguardano il digitale, lo sapete, la modernizzazione della pubblica amministrazione, la transizione ecologica ed energetica del nostro paese, le numerose risorse che sono per la scuola, per la ricerca, per la sanità, per la coesione sociale, le conoscete ormai allo sfinimento tutti. Quello che posso continuare, insomma, a dire è che forse non si percepisce esternamente, il Parlamento, le forze politiche sono concentrate sull'attività del 2022. Il 2022, a mio parere, è un anno cardine attorno al quale gira la corretta impostazione del PNRR come secondo semestre del 21, è l'anno in cui dobbiamo spiccare il volo. Per poterlo fare chiaramente occorre avere un'energia comune, seguire le problematiche chiaramente che derivano esternamente attraverso e che noi siamo ulteriormente intervenuti. Mi faccio riferimento al caro bollette che voi avete visto, abbiamo messo 6 miliardi di euro ancora nell'ultimo decreto, il decreto bollette che andrà in conversione nei prossimi 2 mesi, e poi chiaramente ci vuole uno sforzo comune sul PNRR, non vi sono altre possibilità, e lo sforzo comune lo si fa con costanza, con energia, sapendo che probabilmente tutti quanti noi abbiamo figli, almeno non so, io credo che tutti quanti abbiamo delle nuove generazioni a cui guardiamo. Questo è sotto il profilo politico, umano, imprenditoriale, di funzionario pubblico, il più grande lascito che noi possiamo dare al nostro paese e alle prossime generazioni. Possiamo essere ricordati come quelli che hanno cambiato il paese o quelli che non ce l'hanno fatta. E quindi sta a tutti quanti noi, insomma, sapere che questo impegno deve essere costante, continuo, nella sofferenza e sapendo costruire ponti e non costruire muri. Ce ne sono già in giro per il mondo che in qualche maniera trovano il modo di trovare contrasti anche quando non è il momento, e la storia imporrebbe invece la pace per poter crescere insieme dopo una pandemia.
Prendiamo questa opportunità del PNRR e facciamola diventare un continuo anche dopo il 2026. Questo deve essere il nostro obiettivo, andare anche oltre il 2026. Io vi ringrazio per questa possibilità datami e vi saluto tutti e vado appunto a seguire l'informativa al Senato. Grazie Ministro per il tempo che ci ha dedicato, per il suo intervento. Come diceva, naturalmente bisogna spingere sulle riforme, lo ha detto anche ieri il Premier Draghi al Consiglio di Stato, l'Italia deve fare naturalmente in fretta su questo. Poi oggi è una giornata molto complicata, impegnativa per le Camere, perché comunque il governo riferirà proprio sulla crisi Ucraina-Russia, che è una crisi che ci riguarda davvero da vicino e tutti. Io vedo Anna Ascani già collegata con noi, la salutiamo, il sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, benvenuta. E, grazie per, mille, buongiorno. Per garantire Anna, che adesso non so se c'è ancora, eccoci, per garantire una veloce messa in opera dei progetti del PNRR sarà comunque importante concentrare le risorse su progetti realizzabili, partnership consolidate e anche soluzioni ad alto impatto innovativo, in modo da realizzare tempestivamente progetti di importanza cruciale per il nostro Paese. Come sta funzionando la macchina? Ecco, ce lo spiega il sottosegretario. Prego, a lei la parola, sottosegretario. Tanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito a questo evento. Naturalmente mi collego a quello che ha appena finito di dire il mio collega, il ministro D'Incà, rispetto all'importanza dell'anno che stiamo vivendo. Il 2022 è sicuramente... Io non vi vedo, voi mi sentite? Io non vi vedo più. Sì, la vediamo, forse la sentiamo benissimo. Forse c'è un problema di connessione. Ed è in diretta sul sito. Sì, sì, la sentiamo, sottosegretario. Ah, perfetto, io non vi vedevo più, quindi temevo fosse caduta la connessione. Dicevo, il 2022 è un anno cruciale perché abbiamo 100 obiettivi da raggiungere, il doppio di quelli che siamo riusciti a raggiungere in un anno difficile come quello che è appena terminato, e sono obiettivi di esecuzione di quel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rispetto al quale abbiamo un impegno con i cittadini e le cittadine italiani, e naturalmente un impegno che vogliamo assolutamente assolvere, ma abbiamo anche un impegno di fronte all'Unione Europea nel dimostrare che siamo all'altezza del Next Generation EU, che ci vede come principali beneficiari. In particolare, io all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico mi occupo delle misure che riguardano la transizione digitale e che cubano circa il 27% dell'ammontare totale del PNRR, sono circa 50 miliardi distribuiti su missioni differenti. Prima di tutto l'infrastrutturazione del Paese, grazie alla collaborazione con il Ministero per la transizione digitale sono già operativi alcuni dei bandi fondamentali, è operativo il bando Italia 1 Giga che porterà nelle aree grigie del Paese un investimento molto significativo per ampliare la possibilità per i cittadini ed in particolare per le imprese di accedere a una connessione veloce, stabile, sicura e quindi a nuove opportunità determinate proprio dall'infrastrutturazione digitale. Insieme al lavoro sulle aree grigie stiamo spingendo affinché il piano aree bianche che è stato attivato nel 2016 giunga finalmente a compimento, e in questo stiamo collaborando in maniera molto stretta sia con il concessionario che con Infratel che con le regioni, proprio per fare in modo che quello che abbiamo vissuto durante la pandemia, cioè la carenza di infrastrutture digitali che si è manifestata come elemento dirimente per tutti i cittadini e per tutte le imprese, possa essere superata grazie allo sforzo del PNRR. Quindi il bando Italia 1 Giga è operativo, sono operativi i bandi per la connettività delle scuole, altro elemento che si è palesato come fondamentale durante la pandemia. Esisteva già un piano scuole connesse, al quale adesso si aggiunge il nuovo piano per la connettività delle scuole e degli ospedali, altrettanto importante per dare ai cittadini i servizi fondamentali connessi alla sanità e anche per aprire nuove opportunità proprio all'interno di quel mondo che tanto può fare grazie alla tecnologia.
È operativo il bando sulle isole minori, sulla connettività di quelle aree del paese che proprio grazie alle opportunità aperte magari dallo smart working o dalle infrastrutturazioni digitali possono accedere a un nuovo sviluppo legato alla peculiarità della loro conformazione, e quindi anche qui siamo nella fase operativa e siamo abbastanza confidenti che si riesca nel giro di qualche settimana anche ad emanare il bando Italia 5G, importantissimo perché è il primo che sostiene la connettività mobile con fondi pubblici, quindi il dialogo con la Commissione europea in questo momento è molto stretto ed in realtà comporta un salto tecnologico significativo, perché il passaggio dal 4G al 5G non è semplicemente un passaggio che riguarda la velocità con la quale i nostri dispositivi riusciranno a connettersi, ma ha a che fare con la latenza e quindi con le slices e tutte le opportunità che si aprono per l'industria in modo particolare grazie alla tecnologia 5G. Questo per quanto riguarda l'infrastrutturazione, che ripeto è fondamentale perché è abilitante rispetto a tutto il resto. Poi 14 miliardi del piano sono dedicati a transizione 4.0, cioè al sostegno rivolto in particolare alle piccole e medie imprese in questa trasformazione verso il digitale. Sta andando bene questa misura, c'è sicuramente da aggiustare qualcosa per quello che riguarda la dimensione software. Nel tempo abbiamo visto che industria 4.0, impresa 4.0 hanno sostenuto l'acquisto di macchinari, quindi di hardware. Adesso è tempo di spostare l'attenzione sul cloud, sulla cyber security, sull'intelligenza artificiale che abilita tutto l'IoT che è il presente, non solo il futuro per la competitività delle nostre imprese. Quindi anche questa è una misura fondamentale. Tutte queste misure non hanno alcun significato però se non si investe sulle competenze. Quindi il nostro sforzo più grande in questo momento si sta compiendo insieme al Ministero dell'Università e della Ricerca e insieme al Ministero dell'Istruzione naturalmente, per fare in modo che attraverso gli ITS da un lato e attraverso i dottorati industriali dall'altro le nostre imprese possano contare su quelle competenze che sono fondamentali per fare un salto di qualità a livello paese. Il DESI Index ci restituisce l'immagine di un paese che sta migliorando sia dal punto di vista dell'infrastrutturazione sia dal punto di vista della capacità delle imprese di comprendere questa sfida e di essere partecipi di questa sfida, ma siamo ancora molto indietro e molto c'è da fare per raggiungere i paesi a noi vicini per altri indicatori economici che oggi molto lontani invece sono da noi in classifica per quello che riguarda la consapevolezza nell'utilizzo del digitale. Sentivo poco fa parlare dell'importanza della cultura e non soltanto dell'accesso alle tecnologie, quindi il lavoro fondamentale che c'è da fare anche quando si parla di tecnologia è un lavoro human oriented, cioè attento in realtà all'aspetto umano e all'utilizzo delle tecnologie, quindi alle competenze dei cittadini e delle cittadine, sia nella consapevolezza di questo utilizzo che poi nella capacità di trasformare questa consapevolezza in competenza e quindi in competitività. Insomma, diciamo che l'anno che abbiamo davanti è un anno estremamente sfidante, abbiamo milestone molto ravvicinate, molto impegnative, ma siamo convinti di poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati e che l'Europa ci ha dato, non semplicemente per replicare un modello di sviluppo che la crisi pandemica ha dimostrato avere enormi criticità, ma per superarlo e per riuscire invece a consegnare all'Italia un modello di sviluppo innovativo in grado di compiere transizioni che sono fondamentali, che sono non rinviabili, ma che hanno bisogno di essere accompagnate. Quindi il ruolo dello Stato, del governo, dell'amministrazione pubblica in questo momento è un ruolo cruciale, noi stiamo cercando di svolgerlo al meglio, sapendo appunto che gli obiettivi sono estremamente sfidanti. Io vi ringrazio ancora per questo invito e naturalmente vi auguro buon lavoro e anche buon proseguo della conversazione interessante che state avendo in questo momento su questi temi. Grazie. Grazie sottosegretario, buon lavoro, grazie per il tempo che ci ha dedicato e per tutti gli aggiornamenti che ci ha voluto fornire. Torniamo qui da noi, salutiamo nel frattempo naturalmente Nicola Lanzetta, Alessandro Picardi che vediamo, collegati, benvenuti, tra poco sarà il vostro turno. Intanto torniamo internamente qui in presenza da Corrado Crotti.
Eccoci, e parliamo con lei della Mission 4, componente 2, dalla ricerca all'impresa, che prevede naturalmente importanti investimenti per supportare la filiera di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico, rafforzando naturalmente tecnologie e competenze. Leonardo è uno dei principali player italiani in termini di investimenti in ricerca e sviluppo. Come state affrontando questa sfida? Prego. Grazie Flavia e al Centro di Economia Digitale per l'invito. Come dicevamo, la missione 4 componente 2 del PNRR, denominata appunto dalla ricerca alle imprese, investe oltre 11 miliardi di euro nei prossimi anni in ricerca e innovazione. Come Leonardo stiamo attivamente partecipando a quelle che vengono dette le quattro misure di sistema, i partenariati, i centri nazionali sulle Key Enabling Technologies, gli ecosistemi e le infrastrutture di ricerca e innovazione. Questi quattro interventi hanno un valore di oltre 6 miliardi e coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, appunto, dicevamo, dalla ricerca fondamentale al trasferimento tecnologico. Visti i tempi stretti del PNRR, gran parte dei bandi di queste iniziative sono già emessi. Leonardo sta partecipando, cofinanziando la ricerca di alcune di queste iniziative con i maggiori università e centri di ricerca italiani attraverso la manifestazione di interesse in questi bandi, in particolare su tematiche che sono fondamentali per lo sviluppo di tutti i nostri business in maniera trasversale, quali la mobilità sostenibile, in particolare quella aerea, i sistemi autonomi, l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, ma anche i materiali avanzati. Tutte queste iniziative sono a guida e mirate alle università. Come ricordava il professore Cerra, in questo momento è essenziale che ci sia una stretta partecipazione e coinvolgimento delle imprese nella definizione di quelli che saranno le roadmap tecnologici e gli ambiti di ricerca. Questo proprio per massimizzare il ritorno tecnologico di questi investimenti sulla struttura produttiva del paese e sbloccare quel volano di innovazione e sviluppo essenziale appunto per il rilancio. Altro punto chiaro per noi, come sfida per i prossimi anni, è la sostenibilità di queste infrastrutture di ricerca e innovazione oltre il 2026. Di nuovo è essenziale il partenariato tra le università e le imprese, appunto per sviluppare dei modelli implementativi che siano efficienti, anche dal punto di vista della governance, in modo da far sì che oltre il 2026 queste infrastrutture diventano attrattive sia di fondi pubblici ma soprattutto di fondi privati sia italiani che esteri. Grazie Corrado per il suo intervento. Se non vi dispiace alterniamo in presenza e gli altri ospiti collegati in remoto, perché altrimenti diventa troppo pesante poi collegarci tutto il tempo con loro. Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel Group e amministratore delegato di Enel Italia. Ecco, come sta affrontando Enel la transizione energetica e come contribuirà alle emissioni del PNRR? Quali investimenti ha in programma? Spero che ci senta bene. Ci sente? Vi sento benissimo, spero altrettanto voi. Buongiorno, benvenuto. Io vi sento. Sì, anche noi la sentiamo benissimo, benvenuto, ora, prego. Non sento più Flavia. Sì, la sentiamo, dottore. Ah, perfetto, ottimo. Grazie. Allora, grazie dell'ospitalità, eccoci qui. Allora, direi che sicuramente, come citava Flavia, la sfida che noi abbiamo come Enel, come Enel Italia, in generale come Enel, ma come Enel Italia, è quello di accelerare il processo di transizione energetica. Tra l'altro faccio un breve inciso, ma penso possa interessare a tutti. Questi giorni, ahimè, e sottolineerei due volte, ahimè, purtroppo ci stiamo rendendo conto che la transizione energetica, al di là di avere una valenza importantissima, vitale da un punto di vista
di sostenibilità ambientale, ecologica, chiamatela come volete, ha anche una valenza importantissima da un punto di vista economico. Purtroppo quello che sta succedendo sul mercato dell'energia, quindi la crisi energetica attuale, ha evidenziato che questo paese probabilmente negli ultimi 20 anni non si è dato una politica energetica definita, precisa, tant'è vero che oggi noi stiamo pagando lo scotto che, essendo succubi del gas per circa il 50% della nostra produzione di energia elettrica, quindi oggi in Italia la metà dell'energia elettrica viene prodotta dal gas e questo gas per il 90% lo importiamo. Addirittura di queste importazioni, oltre il 65% fa capo a due paesi che sono la Russia e l'Algeria. E questo è il motivo di quello che sta succedendo. Quindi sicuramente accelerare la transizione energetica significa far bene all'ambiente, far bene all'ecologia, ma far bene anche da un punto di vista economico. Sono tante le iniziative che stiamo facendo, tant'è vero che nell'Italia nei prossimi 3 anni, quindi 22, 23, 24, investirà in Italia 15 miliardi e mezzo, che sono una cifra enorme, come potete immaginare. Fate conto che nel 2017, quindi il piano industriale di Enel Italia di poco meno di 6 anni fa, recitava 5 miliardi. Questo perché? Perché pensiamo che abbia senso per un'azienda multinazionale come noi continuare a investire in Italia, e lo faremo. Lo faremo, come vi stavo raccontando, sostanzialmente con un grosso contributo da parte aziendale, quindi la grandissima parte di questo importo che vi citavo, quindi i 15 miliardi e mezzo sono frutto di Enel, però c'è una quota importante e significativa che attinge al PNR. Cosa faremo col PNR? Vado un po' al clou della giornata di oggi. Noi col PNR, con orgoglio, pensiamo di fare una delle cose più importanti che negli ultimi anni industrialmente è stata fatta in Italia. Tra l'altro, quello che vi racconto da un punto di vista industriale, penso che se non è il primo, è il secondo progetto industriale che verrà fatto grazie al PNR. In quanto noi rinnoveremo, anzi a mio avviso ricreeremo, l'unica fabbrica o la fabbrica più importante che in Italia abbiamo di pannelli solari. E qui faccio un inciso, nel senso che voi tutti sapete che una delle critiche molto relative, che però viene fatto per carità di Dio quando si parla di rinnovabili e si dice rinnovabili benissimo, chiaramente ci potranno dare un'indipendenza dal gas, come vi raccontavo prima, però siamo troppo spesso legati a tecnologia estera, tipicamente i pannelli fotovoltaici. Ebbene, noi a Catania abbiamo già una fabbrica che produce in proprio pannelli fotovoltaici, si chiama Trisan, ed è una fabbrica sulla quale nei prossimi 3 anni, quindi nel piano industriale che vi raccontavo, 22-24, contiamo di aumentare in maniera enorme. Fate conto che oggi, al di là del numero, vi pregherei di concentrarci sulle proporzioni, è una fabbrica che ogni anno sforna, tra virgolette, 200 megawatt di pannelli, la porteremo al 2024 a 3.000, quindi stiamo parlando di un investimento che va oltre di un ordine di grandezza. I pannelli che verranno fuori da questa fabbrica, tra l'altro, oltre a essere da un punto di vista appunto di quantità molto molto importanti, sono da un punto di vista tecnologico quanto di più evoluto esiste oggi sul mercato. Fate conto che anche qui, al di là del numero, un'efficienza del 24,63%, che quanto ci ha certificato il Solar Energy Research, significa avere la più alta tecnologia. Perché vi racconto questo? Sostanzialmente per due motivi. Uno, per dire come oggi il PNR, senz'altro per un'azienda come Enel, non è l'unico, anzi se volete una parte secondaria rispetto agli investimenti che un'azienda fa, però è molto importante perché consente di dar vita a progetti come quello che vi ho raccontato. E il secondo, e questo è il momento, e sicuramente ritorno sul PNR, dà una spinta ad aziende come Enel per fare questo tipo di investimenti, che come voi sapete, tra l'altro vedo
tanti colleghi o quasi colleghi che sanno cosa significa investire in tecnologia e in industria d'Italia danno, da come vi raccontavo, questa grande accelerazione. Dopodiché, diciamo, questo è un po' il progetto cardine sul quale noi focalizzeremo i nostri investimenti che avranno anche delle ricadute occupazionali e economiche importanti. Fate conto che è un progetto da svariate centinaia di milioni di euro, è un progetto che farà sì che oggi nella fabbrica che impiega vuoto per pieno 200 persone, queste persone diventeranno 1000 più altre 1000 di indotto, e quindi un segnale forte di quel approfittare di questo momento tragico, drammatico, poi tra l'altro le notizie odierne non ci consolano, comunque approfittare di questo moderno per cercare, non dico di ripartire con un Marshall 2 tipo dopoguerra, ma quasi. Il resto degli investimenti che noi prendiamo dal PNR, tra l'altro in queste settimane dovrebbero essere pubblicate le relative gare, riguardano la rete. Cosa significa riguardo alla rete? Significa che se noi volevamo fare questa trasformazione epocale, quindi anche qui do solamente due numeri, far sì che il nostro amato paese passi da una generazione da rinnovabile del 40% a una generazione da rinnovabile al 70%, con tutti i vantaggi economici, di indipendenza energetica e ovviamente ambientali, che è l'obiettivo che ci siamo dati al 2030, è chiaro che dobbiamo avere delle reti in grado di supportare questo sviluppo, perché tanto più avremo energia elettrica che gira per l'Italia, tanto più, come potete immaginare, abbiamo bisogno di reti evolute. Tant'è vero che, come vi dicevo, gli investimenti rispetto a quei 15 miliardi e mezzo che vi raccontavo, circa una decina saranno dedicati alle reti, e saranno dedicati allo sviluppo delle reti anche gli investimenti che stiamo presentando, i progetti, quindi i bandi che presenteremo, affinché si possa attingere al PNR. Questi sono i due campi più importanti sul quale stiamo investendo. Cito poi altri due esempi. Sicuramente un passaggio mi piace farlo sulle batterie. Oggi la tecnologia delle batterie, dell'accumulo, sta maturando a una velocità incredibile. Non meno di due giorni fa l'asta di capacity in Italia, quindi quella disponibilità che viene chiesta agli operatori elettrici di rendere disponibile potenza elettrica per far fronte alle esigenze nazionali, per la prima volta ha avuto una presenza delle batterie molto importanti. E le batterie, come potete immaginare, sono vitali, perché se c'è l'unico difetto delle fonti rinnovabili è che non sono programmabili, quindi così come non si può accendere il sole o il vento, è inevitabile avere una capacità di accumulo in modo da poter immagazzinare energia quando questa è disponibile. Questo è il terzo aspetto dove tramite il PNR, oltre agli investimenti che vi citavo fatti da Enel, parteciperemo. Direi che, visto il tempo, la chiuderei qui, e se ci sono domande sarò ben lieto di rispondere, però sicuramente chiuderei il mio intervento dicendo che per un operatore elettrico grande e importante come Enel, l'affiancare una mole di investimenti importante con quello che viene messo a disposizione al PNR e con una volontà da parte del sistema, ovviamente del governo in primis, di accelerare questa trasformazione, è un momento unico che vogliamo sfruttare. Grazie Nicola Lanzetta per i temi che ha voluto aggiungere alla nostra discussione. Torniamo qui in presenza Andrea Falessi. Bene, tra i principali nei che potrebbero mettere a rischio l'implementazione del PNRR c'è quello del forza lavoro. Ne ha parlato Boccardelli all'inizio, ma ne abbiamo parlato davvero quasi tutti gli speaker che si sono avvicendati. È un tema centrale e è importante naturalmente far fronte a questo. Prego. Sì, grazie mille. Arrivo subito al tema della forza lavoro, riprendendo alcuni degli spunti molto interessanti che sono arrivati durante gli interventi, anche quelli istituzionali.
noi abbiamo un'esperienza per definire il pezzo di PNRR sul quale siamo impegnati. Noi ovviamente siamo sul comparto digitale, infrastrutturale. In questo momento la Open Fiber ha conosciuto da pochissimo tempo, alla fine dello scorso anno, a dicembre, un cambiamento nella sua struttura di governance, al quale si è accompagnata una elaborazione del piano industriale e anche un ampliamento del finanziamento. In questo momento ci sono delle linee di credito che non hanno, che non contano ovviamente le risorse che sono rese disponibili dal PNRR per circa 10 miliardi di euro, con i quali si andrà a investire e si sta investendo sulla costruzione, sulla realizzazione delle infrastrutture. La nostra esperienza, e vengo al tema della forza lavoro, è un'esperienza che si basa anche su un esempio abbastanza vicino, anche se ovviamente molto diverso, di impegno del pubblico nel colmare un gap infrastrutturale. Mi riferisco al grande piano Bull che stiamo sviluppando anche con delle difficoltà, che però ci ha consentito di fare dell'esperienza importante, che credo sia stata peraltro in qualche modo considerata, anzi siamo certi, sia stata considerata nella impostazione delle gare sul comparto digitale, su cui vanno per la parte più direttamente in corso in questa fase 3 miliardi e 7 sul piano Italia 1 giga e poi si arriverà a circa 7 miliardi di euro su tutti gli altri programmi che il sottosegretario Ascani ha citato, Italia 5G, scuola connessa, sanità connessa, isole minori. Questa è la parte su cui siamo più impegnati. Ancora un attimo prima di arrivare al tema della forza lavoro, quello che abbiamo fondamentalmente imparato, e qui ci sono state delle parole estremamente significative di molti interventi, ma direi anche e soprattutto del ministro D'Incà e del sottosegretario Ascani, della necessità di fare sistema. Noi abbiamo scoperto che, per quanto importante l'impegno che un concedente, come è lo sviluppo economico Infratel, un concessionario come Open Fiber, può mettere su queste attività, nulla si può o poco si può se non c'è uno sforzo di sistema. Lo sforzo di sistema significa, ad esempio, sul piano Bull, lavorare con 7.000 amministrazioni comunali, con tutte le amministrazioni regionali che hanno un ruolo fondamentale nell'implementazione del piano, con il governo centrale che, devo dire in modo estremamente intelligente, ha provveduto nel corso di questi ultimi anni a fare delle opere di semplificazione che sono peraltro strettamente connesse al PNRR, senza le quali, appunto mi riferisco allo sforzo di sistema, senza le quali è difficile conseguire obiettivi così sfidanti e così complessi in tempi così rapidi. Ricordiamo che il governo italiano ha alzato molto l'asticella, c'è un Digital Compass europeo che prevede il riempimento del gap digitale per quanto riguarda le very high capacity network, quelle su cui noi siamo impegnati, cioè le reti ad altissima velocità, entro il 2030, con il piano Italia 1 giga e con tutte le altre operazioni che sono state legate a questo, si prevede di completare, di riempire questo gap entro il 2026. E quindi arrivo alla forza lavoro. Parliamo di execution. In questo momento lo stesso ministro Colao, in una recente audizione parlamentare, ha quantificato la carenza di persone dedicate allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni, quindi mi riferisco solo a questo comparto e non alle tante altre teste, forza lavoro che servono su altri piani, ha quantificato in circa 10.000 persone il delta. È qualcosa che, insieme alle altre variabili macroeconomiche che abbiamo visto, inflazione, pressione sui costi delle materie prime, sta rappresentando un tema molto serio sulla capacità effettiva di completare il piano del PNRR in questo comparto. Pensate che questa pressione è già forte ora, dove sostanzialmente con gli altri operatori infrastrutturali e con i colleghi di TIM siamo impegnati su le cosiddette aree nere, cioè quelle che sono escluse dai bandi, sulle aree bianche, e ora arriverà un impegno straordinario su tutte le aree grigie, sia per i bandi che appunto indirizzano molti milioni di unità di civici, in questo caso nelle gare che peraltro bandi che devono avere risposte entro il 16 di marzo, quindi in tempi molto brevi, ma poi arriverà tutto l'investimento necessario complementare del privato per
riempire i pezzi di paese, di tessuto che non saranno interessati dai bandi, e quindi altro lavoro. Se sommiamo tutto questo alle altre gare citate, sanità connessa, scuola connessa e esili minori, Italia un giga, capite come la necessità di trovare soluzioni efficaci, rapide peraltro, alla carenza di forza lavoro è decisivo. 10.000 persone che mancano e un piano diciamo estremamente sfidante da completare, sia nella componente pubblica sia nella componente privata. Grazie Andrea per il suo intervento. Andiamo da Alessandro Picardi, Executive Vice President di TIM. Ecco, parliamo con lei dei servizi digitali evoluti per la trasformazione digitale e sostenibile del Paese. Che ruolo hanno, che ruolo giocheranno in questo momento? Prego, a lei la parola e poi ritorniamo con noi in presenza qui. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito il Centro per l'Economia Digitale che ci offre occasioni di riflessioni di alta qualità come questa. Grazie Flavia per la parola. Rispetto alla domanda, certamente il momento è fondamentale per il Paese, la sfida di fronte a cui ci troviamo è unica, quindi il ruolo che giocheranno le infrastrutture e i servizi digitali per la trasformazione digitale del Paese è un'occasione che non si può fallire, perché se pensiamo alla disponibilità già esistente di reti, infrastrutture adeguate, intelligenti, scalabili, interoperabili e anche al presupposto necessario per garantire lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali per imprese e cittadini, capiamo tutti, anche dalle parole del collega Palessi che mi ha preceduto, che abbiamo anche nella nostra missione un senso di responsabilità verso i cittadini e verso il Paese. Lavorare, per esempio, come diceva appunto poco fa Falessi, in sinergia con Open Fiber è un valore non solo per le due aziende, ma è un valore per l'intero sistema e per i cittadini, per il Paese. Questo è veramente importante e sta avvenendo. La transizione energetica, la sostenibilità ambientale, l'efficientamento del servizio sanitario, la medicina personalizzata, nonché la mobilità sostenibile sono tutti elementi che riguardano e su cui le infrastrutture e i servizi evoluti digitali giocheranno un ruolo determinante. Quindi la digitalizzazione della PA in particolare incrementerà la sua efficacia e la qualità di tutte le funzioni pubbliche, penso al settore della giustizia, alla sanità, agli enti locali, solo per citarne alcune. Tutto questo inciderà positivamente sui fattori che sostengono la crescita economica e il progresso sociale. Quindi reti intelligenti e sicure per un accesso protetto a servizi, risorse e dati in cloud, tutti questi sono asset strategici per lo sviluppo e il consolidamento di tutte le linee delle varie filiere produttive, non solo tecnologiche, ma per renderle competitive nei contesti europei e internazionali. Su questo ho sentito già citare il 5G, grazie alle sue caratteristiche, latenza, capacità, velocità interattiva, consumi energetici, è indubbiamente l'abilitatore principale delle tecnologie legate all'industria 4.0 e allo sviluppo dell'internet delle cose e delle smart cities. Quindi non posso che associarmi e sposare in pieno le parole del ministro D'Incà, della sottosegretaria Scani. Tutti i servizi come questi possono avere un alto impatto sociale fino al momento in cui diventeranno fattori abilitanti che potranno rappresentare un fattore di nuova crescita e di volano per lo sviluppo economico del Paese. Penso alla telemedicina, alla mobilità autonoma e connessa, all'economia circolare. Tutto questo senza un'esecuzione e quindi senza sfruttare l'opportunità che ci dà e che è unica della Next Generation EU sui fondi che sono stati stanziati rispetto al nostro settore, non solo delle telco, ma al settore complessivo dell'economia digitale, è veramente un'occasione irripetibile. Quindi sappiamo che PNRR, come diceva puntualmente anche il professor Boccardelli, già prevede un piano all'Italia un giga con una serie di azioni volte a favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali nel nostro Paese. In particolar modo io mi riferisco agli investimenti per le reti sia fisse che mobile, sia in fibra che in 5G, nonostante alla creazione di un cloud nazionale per la PA, che sarà un altro dei punti paralleli fondamentali sempre per la crescita in sicurezza del nostro Paese. Tutto questo destinando, come dicevamo, ingenti risorse per la realizzazione di questi progetti. Io vado adesso a memoria, ma credo siano
6,7 miliardi di euro per le reti e 1 miliardo di euro per il cloud PA, quindi cifre veramente importanti. Il conto alla rovescia per realizzare la banda ultralarga in Italia è già partito, c'è un cronoprogramma a tappe forzate su cui sarà fondamentale rispettare tempi e scadenze che sono stati fissati dalla UE e senza i quali evidentemente questi fondi invece non arriveranno. Quindi penso anche al tema delle scuole connesse, quindi quando parlo che abbiamo tutti una grande responsabilità oltre che una missione aziendale, evidentemente la responsabilità sociale che abbiamo davanti, penso al tema delle scuole connesse, la sanità connesse per connettere con fibra oltre 7 milioni di numeri civici ancora non raggiunti, 10.000 sedi scolastiche, 12.000 tra ospedali e ambulatori, ecco, tutto questo può dare la misura in termini anche numerici di quello che ci attende. La sfida è adesso per marzo prossima sarà quella della gara 5G. Bisogna capire come in un pacchetto di investimenti di dimensioni già precedenti, per la cui realizzazione sono state determinanti velocità di esecuzione e competenze di alto livello, quale sarà il livello appunto di execution, e su questo l'attenzione va tenuta altissima, perché dall'esito che dipende il futuro del nostro paese. Noi come team metteremo in campo sicuramente la consolidata esperienza del settore, le competenze straordinarie che ci sono al nostro interno su questo tipo di sviluppo tecnologico, il know-how appunto delle nostre persone, i nostri asset per rispondere al meglio ai bandi di nostro interesse, per la trasformazione poi digitale e delle imprese, della pubblica amministrazione, saranno essenziali tutte le tecnologie del nostro portafoglio di business, penso a banda ultralarga, al cloud, all'internet of things, alla cyber security, a cui aggiungeremo anche alcuni servizi pubblici digitali come la PEC, la firma digitale, l'identità digitale, su cui sono stati già fatti passi avanti importanti, ma su cui il completamento di queste azioni porteranno veramente a un salto tecnologico straordinario. La nostra organizzazione aziendale è basata su factory specializzate con partner tecnologici di rilievo che operano nei mercati appunto del cloud, della cyber security, dei servizi IoT. Proprio uno dei temi caldi della transizione digitale è la cyber security, che è nativamente il core business di Telsi, la società del gruppo TIM che da più di 50 anni si occupa della sicurezza delle telecomunicazioni. Venendo poi al commento appunto sullo studio che ho letto con attenzione e con interesse del Centro per l'Economia Digitale, richiamo due proposte che riteniamo coerenti con la nostra visione. Sicuramente è prioritario favorire l'effettiva adozione delle nuove reti più performanti attraverso la presenza di un sistema di un sostegno economico pubblico alla domanda. Oltre questo concordiamo molto con le proposte di sviluppare iniziative di alfabetizzazione ed educazione digitale, perché queste andrebbero ad ampio spettro sia a promuovere in modo mirato e consapevole l'uso dei social network, ma andrebbero anche a coprire una funzione di reskilling, ricordando quanto già c'è stato in questi anni il nostro impegno costante appunto su il tema della formazione. In diversi passaggi dello studio si fa anche riferimento alla necessità di trovare un modello vincente di partnership tra attori pubblici e privati con riferimento a diversi contesti. Ecco, su questo noi non possiamo che essere più favorevoli. Un'ultima proposta che vorrei citare è quella di prevedere specifici investimenti del PNRR per aumentare l'efficienza dei processi sanitari puntando sull'Internet of Things, sulla firma digitale, sull'identità digitale e della conservazione a norma di questi dati che diventerà fondamentale. Quindi siamo consapevoli che ci aspetta una sfida ardua per affrontarla in un lasso di tempo così limitato, considerato che saranno tantissimi progetti che immaginiamo su scala nazionale, e sarà determinante il coordinamento, la qualità dell'esecuzione, la capacità di intercettare le sinergie tra i vari soggetti. La digitalizzazione è una leva fondamentale per promuovere la crescita del nostro paese, la missione principale di TIM. Attraverso, come vi dicevo, le nostre competenze e tecnologie vogliamo supportare in pieno lo sviluppo economico e sociale, ma al tempo stesso diffondere comportamenti sempre più sostenibili. Cioè, una delle nostre missioni principali è quella di conciliare lo sviluppo dell'innovazione tecnologica con la tutela dell'ambiente. Sulla transizione energetica verso le fonti rinnovabili voglio ricordare solo alcuni punti che sono stati già elemento del nostro impegno. Anno dopo anno il consumo di TIM di energia da fonti rinnovabili aumenta, mentre quelle da fonti miste diminuisce. Nel maggio scorso TIM ha firmato con ERG il più grande accordo in Italia per la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Sempre su questo punto, le offerte di Team Business contengono diverse soluzioni per l'ottimizzazione del consumo energetico dei nostri clienti, e su questo stiamo trovando anche il favore stesso dei nostri clienti verso questo tipo di domande. Questo è un elemento importante, quindi conciliare l'innovazione tecnologica, come dicevo, con la tutela dell'ambiente per progettare società ed economie migliori rappresenta la nostra vera sfida storica e improrogabile che ci troviamo ad affrontare in questo momento cruciale di svolta. Questo è possibile farlo spingendo tutti insieme nella stessa direzione verso uno sviluppo tecnologico di tecnologie abilitanti e sostenibili. Penso a quanto sarà importante avere sempre più smart cities e un'agricoltura di nuova generazione, quanto dovrà essere accompagnata da una strategia nazionale sul cloud e alle tecnologie che possono contrastare il cambiamento climatico. Quindi tutte iniziative che potranno beneficiare significativamente dei fondi previsti dal PNRR e di cui TIM proverà a fare la sua parte. Per fare questo sarà fondamentale lavorare in modo coeso, in modo unito, diciamo, al settore, solo quello nostro delle telco, ma ripeto, quello di tutto l'ecosistema digitale, per garantire che l'innovazione di cui siamo portatori raggiunga e porti benefici concreti a cittadini, imprese, pubblica amministrazione, attraverso un impegno comune di tutta la filiera e di tutte le sinergie accanto alle istituzioni, andando incontro a quelle che è la richiesta e l'esigenza del Paese. Bene, grazie mille Alessandro Picardi per il suo intervento e per essere stato con noi. Ci dispiace non averla avuta qui in presenza. Le auguro buon lavoro. Grazie anche a voi, buon lavoro e ancora complimenti. Grazie. Io naturalmente avevo dimenticato di dire all'inizio che ogni intervento doveva durare massimo 5 minuti, però lo ricordiamo per quelli che verranno dopo. L'ultimo speaker, prima di ritornare dai rappresentanti delle istituzioni che sono qui oggi con noi, è Dario Pagani. Nel PNRR il tema digitale è rilevante, spesso declinato rispetto al suo impatto naturalmente sulla pubblica amministrazione e sulla comunità. Ci racconti qual è stato il contributo che avete voluto portare su questo tema all'interno del rapporto Next Generation Italia? Prometto che mi manterrò nei 5 minuti, grazie per avermelo ricordato. Adesso diventa quasi una minaccia per chi parla dopo. Anzi, cercherò di stringere notevolmente. No, vorrei fare il mio intervento dicendo che chiaramente voglio concentrarmi fondamentalmente su due, direi, parole chiave. Se prendo come socio del Centro Economia Digitale sul digitale, se il tema poi del rapporto chiaramente finisce con l'execution, sul contributo dato all'execution. Anche perché, vabbè, potremmo parlare di tante cose in quanto azienda, in quanto ENI, trasformazione chiaramente se vogliamo energetica, trasformazione e transizione energetica, trasformazione digitale, però parlerò soltanto di questo. Allora, cosa abbiamo pensato di fare nel collaborare a questo report? Appunto, di portare delle esperienze concrete sul tema proprio dell'execution, già dei casi di successo, dei processi di successo che potessero fondamentalmente toccare tre aspetti. Il primo, quello, abbiamo sentito anche prima preceduto, l'importanza di costruire ecosistemi attraverso piattaforme digitali, per cui passare un po' dal tema importantissimo abilitante dell'infrastruttura, per cui chiamiamola più dell'hardware che è abilitante, ma quello di dare poi servizi. Ecco, per cui piattaforme, ecosistemi. L'altro tema che abbiamo affrontato è il tema anche della ricerca e sviluppo. Abbiamo visto quanto la ricerca e sviluppo sia importante per superare anche alcuni dati abbastanza preoccupanti, sottolineati anche dal professor Crespi, il dato OCSE, direi, sul tema della produttività. E qui ricerca e sviluppo, che è nel DNA della mia società da sempre, in quanto riteniamo che ricerca e sviluppo sia quello che ci permette di poter appunto ricercare e sviluppare prodotti, servizi che siano ad avanguardia per sempre sostenere chiaramente l'evoluzione e la competitività delle aziende e anche la produttività poi di tutto il sistema. Tocco il tema appunto in un modo molto concreto e molto, molto rapido. Quando parlo di piattaforme digitali parlo fondamentalmente di quella possibilità che nel costruire ecosistemi hanno le aziende grandi come ENI, aziende che possono realizzare infrastrutture, piattaforme su cui far convergere, con cui attirare, con cui collaborare con tutti gli ecosistemi. Per esempio una piattaforma di recente rilascio che abbiamo aperta
gratuita sul tema della sostenibilità OpenS, che permette di mettere a fattor comune, di portare a bordo tutta la filiera, perché pensiamo che il tema non sia soltanto un tema di pochi, ma deve essere un tema assolutamente inclusivo. Io ritengo che, sentivo interventi di stamani che condivido perfettamente, del rischio della non inclusività, io ritengo invece, se tutti assieme mettiamo le giuste forze, la giusta consapevolezza, il digitale sia una grande leva, una grande opportunità di inclusività. L'abbiamo visto anche durante la pandemia. Abbiamo incluso, abbiamo rischiato di escludere, ma abbiamo anche incluso categorie, situazioni, persone, modalità di lavoro che prima non riuscivamo o non potevamo, non trovavamo la forza di poterlo includere. Lo dico, piattaforme in cui, tipo quella di OpenX, sensibilizza quale l'ecosistema anche delle piccole e medie imprese, che poi è la forza della nostra Italia. Attraverso che cosa? Attraverso la possibilità di far accedere a della tecnologia, ma anche a trasferire del know-how, delle competenze, nel sostenerli, nel fare in modo di poter creare quella cultura, quelle competenze, quel trasferimento di competenze su temi importanti per tutti noi. Uno per tutti, l'abbiamo sentito anche oggi, il tema della sostenibilità, come si fa a essere sostenibili. Perché ritengo che se transizione energetica, trasformazione digitale, a mio parere, ma come abbiamo condiviso con tanti anche colleghi, sono due trasformazioni gemelle, due trasformatori gemelle che, se guardiamo quella digitale, deve avere la consapevolezza che deve essere una trasformazione anche sostenibile dal punto di vista digitale. Non possiamo pensare di affrontare un mondo nuovo del digitale con dei paradigmi vecchi, senza tenere in considerazione quello che è la sostenibilità. Ecco, gli ecosistemi, le piattaforme, l'inclusione tra pubblica amministrazione, esempi appunto di collaborazione che possono accelerare. Cosa mi immagino di piattaforme, tanto per dare un po' di concretezza? Penso discorsi di piattaforme di dati, ecosistemi in cui si possa collaborare meglio, temi di esposizione di servizi che possano facilitare tutti nel concorrere alla fruizione di servizi, che questi siano generati dalla pubblica amministrazione, che siano fruiti dai cittadini o dalle grandi imprese. Questo penso che sia la chiave, per cui molto importante anche nel lavoro che abbiamo fatto assieme chiaramente al Centro Economia Digitale, nel vedere che molti di questi aspetti, e questo poi concludo, penso che sia una nota super positiva, sono condivisi, perlomeno sono condivisi nel momento in cui se ne discute. Adesso la sfida è, l'ultima parola, l'execution. Dobbiamo essere anche capaci di eseguirli velocemente, visto che c'è un momento particolarmente positivo di presenza nell'esecuzione, per cui non dividerci, ma assieme metterli in esecuzione. Bene, ci attende una bella sfida, grazie. Grazie naturalmente a Dario Pagani e Andrea Falessi per essere stati con noi. Grazie Danilo Cattaneo, Corrado Crotti. Vi libero, siete liberi, potete tornare in platea. E abbiamo un po' mixato la parte industriale con la parte dei decisori politici. Torniamo da loro con Andrea Montanino, che invito ad accomodarsi al leggio, direttore delle strategie settoriali impatto di Cassa Depositi e Prestiti. Benvenuto. Servono nuovi strumenti per rafforzare sicuramente la capacità dell'amministrativa, delle pubbliche amministrazioni. Questo, diciamo, hanno parlato un po' di questo tutti gli speaker, è un tasso molto importante. Prego, a lei la parola. Grazie. Si sente così, sì. 8 microfoni qua davanti mi spaventano. Buongiorno a tutti, siamo quasi all'ora di pranzo, quindi vi rubo pochissimi minuti, vi ringrazio ovviamente. Io parto da un concetto che ci ha detto il ministro D'Incà, cioè questa è l'occasione per lasciare alle future generazioni qualcosa di migliore, perché le precedenti generazioni non ci hanno lasciato qualcosa di migliore, dobbiamo dircelo. Vi do soltanto, come dire, un numero carino. A metà degli anni 90 il PIL pro capite italiano era più o meno 10 punti percentuali sopra la media dei paesi dell'Eurozona, 19 paesi. Oggi siamo 10 punti sotto. Quindi, diciamo, noi dobbiamo provare ad aiutare il paese a essere fra 20 anni almeno tornato alla media europea. Peraltro il fatto che siamo più bassi non è perché è cresciuto il denominatore, cioè non è che siamo tante persone in più e quindi, no, essendo un rapporto, no, non è così, si è abbassato il numeratore. E quindi chiaramente il PNRR è una sfida importante da vincere, molto difficile, perché è un piano di trasformazione del paese nei tempi di un recovery plan. Si era pensato di fare un piano di ripresa
post-crisi, in realtà la ripresa è avvenuta da sola, nel 2021 si è costruito un piano di trasformazione delle economie europee, il problema è che è stato fatto in un tempo molto ristretto. Se voi confrontate il piano europeo e il piano americano, vedrete che la principale differenza è questa. Il piano americano è un piano di ripresa di breve periodo, in cui si buttano soldi tutti subito, il nostro è un piano di trasformazione dell'economia. Il pezzo di trasformazione del piano Biden è quello infrastrutturale e prende 10 anni. Noi invece ne abbiamo 4. Allora, ci sono una serie di rischi che dobbiamo prendere in considerazione. Secondo me i rischi principali sono di non spendere risorse, di spenderle male e quindi di non lasciare quell'aumento del tasso strutturale dell'economia di cui abbiamo bisogno. Spendere poco o non spendere tutte le risorse. Noi abbiamo purtroppo un track record abbastanza scarso. Nella programmazione 2014-2020 abbiamo speso più o meno un terzo delle risorse che ci sono state assegnate all'Europa. La Finlandia, che è il best in class, ha speso l'80%. Perché dico questo esempio? Perché se noi diventassimo i più bravi d'Europa, comunque non spendiamo tutti i soldi che ci sono stati assegnati. Quindi insomma questo è un elemento importante anche da prendere in considerazione, cioè il successo del piano non sarà aver speso 220 miliardi, insomma francamente sarà abbastanza difficile che questo avverrà, ma averli spesi bene. Il fatto che, come dire, abbiamo delle difficoltà a spendere è legato a una serie di fattori strutturali, ve ne dico uno, i tempi di realizzazione delle opere, soprattutto tutta quella parte di opere che passerà tramite gli enti locali. Gli enti locali avranno, diciamo, tra i 30, 50, 60 miliardi di euro di PNRR da spendere. Questo significa che dovranno aumentare la capacità di spesa intorno al 100% rispetto alla capacità di spesa per investimenti che oggi hanno i comuni normalmente, con le stesse strutture però. Cioè un raddoppio di efficienza con le strutture esistenti. Quindi questo è molto complesso, ci sono tempi di realizzazione di queste opere che in genere vanno oltre i 4 anni del PNRR. E quindi dobbiamo, insomma, in qualche modo saperlo. Come Cassa Depositi e Prestiti siamo impegnati ad aiutare gli enti a realizzare le cose, a essere più veloci. Vi faccio un esempio, gestiamo oggi 2 bandi, uno per l'attrattività dei borghi e un altro che si chiama Parchi e Giardini, perché poi il PNRR ha tanta fantasia, c'è anche una linea di investimento per migliorare i parchi e giardini storici, scusi, ha ragione, non quello di casa nostra, diciamo, insomma, magari casa sua sì e casa mia no, però noi gestiamo il bando per conto del Ministero, questo, diciamo, aiuta a velocizzare, speriamo, i processi. Il rischio di non fare le cose che servono è legato al fatto che un pezzo del PNRR sono riforme e le riforme anch'esse richiedono tanto tempo. Noi abbiamo 59 riforme su 154 previste al PNRR che richiedono un passaggio legislativo in Parlamento. Una legge di iniziativa governativa in genere ci mette 330 giorni per essere approvata. Se noi ci mettessimo 330 giorni per le 23 riforme che richiedono un passaggio, le 59 riforme che richiedono un passaggio legislativo, vi rendete conto che il PNRR finirebbe, non lo so quando, non ci saremo sicuramente. Quindi il far le cose non corrette, secondo me, è la preoccupazione maggiore, perché con la necessità di spendere rapidamente, rischiamo poi di non focalizzarci sulle cose importanti. Ci sono però delle opportunità, che insomma va detto, per cui guardiamo in positivo, le opportunità sono legate al meccanismo del PNRR, cioè il meccanismo prevede intanto che non ci sia il cofinanziamento nazionale e quindi non dobbiamo trovare risorse nel bilancio dello Stato. Secondo elemento, c'è una governance dei fondi da parte della Commissione europea e questo in qualche modo ci garantisce un po' di rigore. C'è un'erogazione a stadi avanzamento lavoro. Voi sapete ci sono, se vado a memoria, 540 milestones e target, cioè obiettivi che bisogna dimostrare di aver raggiunti per avere le tranche successive. Questo potrebbe, e questo è l'elemento positivo, indurre dei meccanismi virtuosi nella gestione delle risorse che poi rimarrebbero anche successivamente e quindi ci permetterebbero di elevare la qualità della nostra spesa e quindi il nostro tasso di crescita. Ultimo elemento, secondo me, positivo e chiudo, è che c'è un po' di coordinamento europeo. Dico un po', non tanto, probabilmente il recovery plan poteva essere un piano
più europeo che singoli piani nazionali, però è chiaro che ci si muove tutti nella stessa direzione. Le due grandi transizioni, energetica e digitale, sono nel nostro piano, ma sono nel piano di tutti. Chiudo dicendo che ovviamente è una bella occasione per l'Italia, ma direi che è un'occasione su cui noi abbiamo una responsabilità come cittadini italiani nei confronti dell'Europa, perché come è stato ricordato le risorse maggiori di questo recovery plan sono andate all'Italia. Si sono fatti gli euro bond per finanziare questa roba, cioè si è deciso di fare un debito pubblico comune come una one off, una tantum. Se l'Italia avrà successo, questa idea di un debito pubblico comune che finanzia la crescita rimarrà probabilmente nel futuro dell'Unione Europea. Se l'Italia non avrà successo, gli altri paesi ci diranno l'abbiamo fatto una volta, non lo rifacciamo più. Quindi la nostra responsabilità non è soltanto nostra per il nostro paese, ma nei confronti di tutti i cittadini europei. Grazie. Grazie Andrea Montanino per il suo intervento. Tra l'altro adesso è il momento di Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica e trasformazione digitale della Regione Lazio, e Andrea Montanino ha parlato molto nel suo intervento di enti locali, aumentare la capacità di spesa con le stesse strutture, beh, molto complesso devo dire, prego. Assolutamente, io infatti mi sono sentita tirata per la giacchetta molte volte, anche se la Regione non è esattamente un ente locale, è un ente territoriale, quindi diciamo è un po' il filtro, la cinghia di trasmissione tra il livello nazionale e il territorio. Io ovviamente faccio brevemente i ringraziamenti di programmatica al presidente del CED e a tutta la struttura del CED che tra l'altro collabora con la Regione Lazio per la predisposizione dell'agenda digitale, a professor Boccardelli perché ha realizzato un mio sogno di bambina di entrare a Villa Blanca per me che sono cresciuta qui sotto a Via Lanciani e vedevo questa villa, come sapere che è stata recuperata la città è una grossa gioia. Parliamo dell'agenda digitale, visto che ho pochi minuti, mi ero preparata un intervento ma andrò molto più a stringere sul tema dell'agenda digitale e sulla responsabilità che ci siamo assunti come Regione Lazio proprio per andare a far sì che effettivamente il timore che hanno palesato anche molti di persone che sono intervenute prima di me, cioè della spesa effettiva e della fruttuosità che questi investimenti devono avere sul territorio, sia effettivamente qualcosa che avvenga e che non rimanga nel libro delle buone intenzioni. Agenda digitale regionale verrà presentata i primi di marzo anche in occasione dell'anniversario, del primo anniversario della creazione di questo assessorato che ha unito queste due deleghe della trasformazione digitale e la transizione ecologica, proprio perché la digitalizzazione per noi è il fattore abilitante della transizione ecologica. Lo dicevamo 10 anni fa, eravamo un po' meno in compagnia rispetto ad adesso, adesso siamo contenti che finalmente anche l'opinione pubblica se ne sia appropriata come mission proprio di obiettivi per il nostro paese. L'agenda digitale del Lazio contiene 5 assi fondamentali: infrastrutture abilitanti, ne parlava prima anche il professor Boccardelli, reti fisse e mobili, cloud, infrastrutture di ricerca, tecnologie emergenti. Cyber security, un altro tema che si è sentito spesso citare in questa mattinata, quindi interventi per rafforzare le difese cyber degli enti locali, e voucher e finanziamenti per le imprese, soprattutto le micro, piccole e medie imprese del nostro tessuto imprenditoriale, per andare a capire innanzitutto quello che sono i bisogni in termini di cyber security, perché spesso e volentieri manca anche, come dire, la fase della diagnosi, capire quali sono le potenzialità, i rischi potenziali a cui si viene esposti, e andare poi ovviamente a riuscire a comprare i servizi che servono proprio per difendersi dagli attacchi cyber. La cultura e la competenza delle persone è un altro tema che è venuto fuori preponderante, quindi un potenziamento delle skills digitali dei cittadini, dei lavoratori, degli imprenditori e dei manager. Anche lì è importante portare soprattutto il tessuto imprenditoriale della nostra regione a capire le potenzialità del digitale anche in un business tradizionale. Ti aiutiamo a fare anche questo salto mentale. E l'accessibilità, il quarto asse fondamentale della nuova agenda digitale, quindi l'accessibilità alla rete, l'accessibilità all'identità digitale, ai dati, alla sicurezza, attraverso voucher, attività di promozione e facilitazione. E poi il design dei servizi, l'ultimo asse, cioè servizi digitali innovativi, semplici, sicuri, efficienti, volti all'ottimizzazione di tutti quelli che sono i servizi che passano sulla rete sotto l'imperativo categorico di usare
più dati, usarli meglio e usarli di più, fondamentalmente. E, sarà un'agenda che parlerà ai beneficiari e sarà uno strumento dinamico, perché sarà possibile, noi metteremo in un processo di consultazione, di audit permanente, a chi sarà il destinatario, ma anche, come dire, il protagonista, il prosumer, che adesso va tanto anche nel campo energetico, il prosumer dell'agenda digitale, perché sarà il destinatario, ma nel frattempo sarà anche, diciamo, il contributore di contenuti, ovviamente, attraverso questo processo di audit permanente che noi faremo attraverso, ovviamente, anche lì un portale, aiutiamoci anche col digitale sotto questo punto di vista. L'ultimo punto, la mia preoccupazione. Quando ci è stata presentata da parte del Ministero dell'Innovazione quella che era un pochettino la messa a terra delle risorse del PNRR legate alla digitalizzazione, la sensazione che abbiamo avuto in conferenza delle regioni, che ho avuto io esplicitato, ma poi insomma anche gli altri colleghi ne hanno convenuto, che ci sia una grande fretta nel voler calare le risorse sul territorio con destinatari, enti locali che sono effettivamente in difficoltà a, come dire, spendere in maniera efficiente queste risorse che vengono date, e ci sia una poca invece attenzione a capire appunto se la spesa diventa una spesa virtuosa e buona. Come Regione Lazio abbiamo iniziato già un anno e mezzo prima attraverso, diciamo, un processo di digitalizzazione dei 254 piccoli comuni della regione su 377 più Roma, che fa stata a sé ormai, e proprio perché ci siamo resi conto che non avevano queste potenzialità, non avevano queste risorse, e quindi la regione si offre in un ruolo di hub della digitalizzazione del tessuto locale, degli enti locali, in termini di servizi, in termini ovviamente di trasformazione delle competenze digitali del personale della pubblica amministrazione, e, proprio per andare a traguardare quello che è l'obiettivo fondamentale del PNRR, compiere questa trasformazione digitale che servirà a noi, al nostro paese, alla nostra regione e soprattutto alle nostre future generazioni. Grazie. Grazie Roberta Lombardi, allora in bocca al lupo alla Regione Lazio, buon lavoro. Fabio Melilli. Ci siamo, Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati. Lei ha una bella responsabilità perché il suo è l'ultimo intervento, quello di chiusura. Prego. Grazie, grazie Rosario, grazie a tutti voi. Ho ascoltato con grande attenzione gli interventi. Ci sarebbe da riflettere con un po' più di tempo, lo faremo in qualche altra occasione, quindi io coglierò fior da fiore qualche spunto che mi è giunto dai vostri interventi. Sottoscrivo l'intervento del dottor Montanino dalla prima parola fino alla fine. Io non appartengo alla categoria della celebrazione della necessità della fretta. L'ho detto prima e questo scandalizzerà un po', nel senso che capisco la tempistica così stringente che il PNRR ci ha dato. Noi siamo un paese che fa male le cose quando fa di fretta, poi spesso non le facciamo, come dice lei, però io ho l'impressione, che rilevo anche dai primi bandi, che la necessità di accelerare insomma non abbia fatto fare all'inizio le cose per bene. Comprendo anche che i primi bandi hanno accelerato il processo di messa a terra del PNRR con un'operazione su cui dovremmo discutere un po' se volessimo parlare di politica economica, cioè quella di utilizzare bandi preesistenti già finanziati e già previsti dai tendenziali e quindi con quei criteri approcciare al PNRR, che non è stata una cosa molto geniale, lo dico con rispetto naturalmente di chi ha lavorato a quei bandi. Mi ricordo le discussioni che abbiamo fatto in Commissione Bilancio, soprattutto con la Banca d'Italia, sulla necessità, e lo raccontava e lo diceva lei all'inizio, di fare in modo che la crescita sia duratura, e abbiamo detto più volte che gli interventi sostitutivi non aiutano una crescita duratura. Se tu, come dire, sostituisci interventi di PNRR ad interventi già previsti dai tendenziali di politica economica, non cresci come PIL. Poi capisco che siamo entrati in una stagione dove un'occhiata al debito bisogna dargliela, e quindi i risparmi che facciamo possono essere un elemento importante di abbattimento del debito, che ha raggiunto livelli preoccupanti. Però insomma, all'inizio, seppur in altre
in altri ambiti è stato sicuramente efficiente, qualche perplessità ce la lascia. E quindi io consiglierei, come ho già fatto per il ruolo che ci appartiene, quello di soggetti che vigilano, che non sono gestori, insomma, del processo di spesa, consiglierei di dare un'occhiata unitaria al sistema dei bandi, a come si scende a terra. Ho l'impressione che questa vecchia abitudine del nostro Paese di essere diviso da luoghi molto autoreferenziali, in questo caso mi riferisco ai ministeri, mi riferisco a chi ha l'obbligo e la competenza per scendere a terra, insomma, io un'occhiata di sistema gliela darei un po' di più, per fare in modo che si capisca meglio che stiamo raggiungendo obiettivi comuni. Lo dico, ci sarebbe bisogno di più tempo per approfondire, quindi non vado oltre, ma mi pare che il concetto sia abbastanza chiaro. Anch'io sono dell'idea che noi non spenderemo tutti i soldi del PNRR. Non l'abbiamo mai fatto, non capisco perché adesso improvvisamente dovremmo diventare così, così efficienti, così geniali. Noi siamo l'unico paese europeo che ha preso grant e loans nella maniera più totale. Non tutti hanno scelto di fare così. Noi abbiamo fatto una cosa intelligente, nel senso che prima impegniamo i grant, e questo può andare bene, diciamo, rispetto all'economia. Io mi preoccupo di un'altra cosa, e su questo credo che il Parlamento si misurerà e la Commissione Bilancio si misurerà, a dare un po' più di sintonia all'intero sistema dei finanziamenti che va oltre il PNRR. Ho l'impressione che se noi non facciamo, come dire, non ci convinciamo della bontà degli obiettivi che il PNRR si dà e quindi utilizziamo le risorse che sono accanto al PNR per raggiungere gli stessi obiettivi e almeno di non essere in contraddizione, credo che questo potremmo auspicarlo, credo che questo sia anche un modo per allungare il tempo di investimenti e realizzare quegli obiettivi che ci siamo dati, che hanno spesso un tempo così stretto da far in qualche modo dubitare della loro piena realizzazione. Io, e qui mi rivolgo ad Open Fiber, a team di cui ho apprezzato gli interventi, io vengo da una storia un po' antica, insomma, ho cominciato a lavorare quando si faceva Optubi e il progetto Socrate di cablaggio delle città, quindi un'altra epoca, diciamo, me lo consentirete. Anche qui io vorrei ricordare sommessamente che il PNR nasce per eliminare gap in questo Paese, non soltanto per farlo crescere, e ne abbiamo fallite troppe nella vita, cioè di obiettivi di abbassamento del gap, che è differenza tra aree centrali e periferie della città, che è differenza tra le aree interne e le aree più forti del Paese, non è soltanto il grande, grandissimo tema tra nord e sud del Paese. Ecco, anche da questo punto di vista ci aspettiamo, diciamo, dal lavoro pregevolissimo che voi fate, che finalmente almeno il gap sulla connettività possa essere colmato e che rende oggettivamente più difficile far crescere economicamente alcune terre che hanno bisogno non soltanto di infrastrutture materiali ma anche di infrastrutture immateriali. Dal punto di vista del Parlamento noi affrontiamo in questi giorni, e chiudo, stasera abbiamo in audizione il Ministro Franco, insomma l'analisi della prima relazione che è stata consegnata al Parlamento dalla Presidenza del Consiglio nei giorni scorsi, ne seguiranno altre due, una ad aprile e una ad ottobre, e quindi il Parlamento verrà correttamente messo al corrente dello stato di avanzamento dei processi attraverso una relazione che l'unità di missione della Presidenza del Consiglio costruisce. Ci lavoreremo, ci stiamo lavorando, tentando, come abbiamo fatto nella fase iniziale del PNR, cioè tentando di dare anche qualche strumento di analisi delle prospettive. Io penso, e mi perdonerà Cerra se do anche un suggerimento a voi, io penso che non sarà molto distante il tempo nel quale dovremo riflettere sulla come dire, rimodulazione del PNRR. Non è un tempo infinito, e quindi se ci si cominciasse a riflettere, secondo me non si sbaglierebbe. Ce n'è da confrontarci, no? e da provare a dare un contributo. È ovvio che questa è un'occasione irripetibile, non voglio essere pessimista. È ovvio, lo diceva Montanino con grande chiarezza, noi abbiamo un doppio obiettivo, quello di interno
di un paese che stenta ad avanzare verso la modernità, ma abbiamo l'obiettivo di raggiungere le performance che ci impone il PNRR, perché da quello dipenderà, e lei lo ha detto, la stabilizzazione del processo di investimenti, che è occasionale in questo caso, ma può essere più stabile. Iniziamo anche noi tra qualche giorno una serie di audizioni per vedere come andrà il tema del patto di stabilità e della nuova politica economica europea. Credo che il nostro successo sarà condizione essenziale perché l'Europa continui in un processo molto diverso da quello delle restrizioni del passato. E quindi la sfida è davvero alta. Per quanto ci riguarda, proveremo ad essere sereni, come dire, non siamo giudici, ma siamo comunque osservatori attenti dei processi che si stanno mettendo in campo, e proveremo a ricordare ogni tanto, e davvero chiudo, che non ci pagano a stati d'avanzamento lavori, ci pagano al raggiungimento di obiettivi, e credo che questo non sia ancora una convinzione maturata molto diffusamente nel paese. Non dobbiamo spendere e rendicontare con fatture, dobbiamo raggiungere milestone o target rilevantissimi. Non giova la stagione elettorale, questo lo sapete tutti, speriamo di non fare troppi danni in Parlamento, ma è chiaro che gli obiettivi vanno raggiunti, è solo il raggiungimento di quegli obiettivi che dà il senso del superamento del gap e non quello della spesa purché sia. La storia di questo paese è fatta di spesa di cui non c'è traccia. In molti luoghi del paese sono stati investiti nel passato soldi che non hanno lasciato traccia. Ecco, questo errore non credo che lo possiamo commettere più. Grazie. Grazie Presidente per il suo intervento. Confidiamo nel ruolo del nostro Parlamento anche per vigilare sul piano. Grazie a tutti, grazie a tutti gli speaker che si sono alternati sul palco questa mattina in presenza e da remoto. È stato un dibattito davvero importante e necessario visto il tema affrontato. Il PNRR è un'occasione che il nostro paese naturalmente non può permettersi di perdere ed è fondamentale che venga implementato con accortezza e anche tempestività. Grazie naturalmente al CED, a Rosario Cerra per questa discussione, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci da remoto. Arrivederci alla prossima.